Amiche ed amici della Kenobi's Watch Production, benvenuti come sempre, oggi è lunedì, benvenuti qui dalla Keno Svizzera, sono Antonio Xassales Bellotta, Vitturini è missing in action, Flavio Pisani è bloccato da una quarantena ancora più forte in Francia, anche se di fatto è a pochissimi chilometri da qui, però ci sono io, Antonio Xassales Bellotta, come sempre da Ginevra al quartiere Luci Rosse, stavolta in versione un po' sterrata, perché comunque hanno rifatto la strada e quindi sta tutto un macello in giro. E stasera siamo qui per celebrare, eccolo là, il rituale di Chris 100 Watt che diventa un'anguria. Grazie mille Chris, un abbraccione fortissimo, vi è qua che ti sbaciucchio tutto. E niente, oltre a celebrare il rituale di Chris 100 Watt, celebriamo il rituale della PlayStation 1 per la seconda volta, in particolare perché questa è questo è Bellotta passione hardware, in particolare passione PlayStation, della seconda parte. Quindi se siete arrivati qui per caso in qualche modo, cioè state vedendo il VOD oppure state vedendo il video su YouTube, sappiate che c'è un altro video da qualche parte, se non l'avete visto magari è meglio vedere quello prima. Però prima di tutto do un saluto alla chat, ciao LucaCat, ciao Darien, ciao sono Vagatosh, ciao RetroBigini, ciao Chris, ancora grazie, ciao Jax, ciao LucaCat di nuovo, ciao Crash, ciao il Gerva, Ndostate, ciao Satoru, ciao Pistacchione, fa troppo ride Pistacchione, ciao Medros, ciao Jeppon, ciao David Nasty, chi altro c'è? Siamo stufi dei BG, si può abbassare un comperino la musica, va bene, sì, abbassiamo un poco. Tenetemi aggiornati, fatemi sapere sempre l'audio è Toaplan, perché da qui purtroppo, come dire, non è semplicissimo sentire il volume, lo sentite meglio voi di me. La GPU non c'è più, grazie il Gerva come sempre. Ciao Enjaka, ciao Blallo, ciao Mode of Truth, ciao a tutti, ciao Giubbe de Giubbix, Megaloman, ciao ciao ciao. E dunque, allora facciamo, prima di iniziare, facciamo un piccolo recapino di quello che abbiamo detto la volta scorsa. Allora, la volta scorsa abbiamo raccontato la genesis della PlayStation 1, di come sia nata di fatto da una collaborazione fra Sony e Nintendo, che poi Nintendo ha appeso per ragioni un po' di backstabbing, un po' che non voleva cacciare i soldi, un po' perché comunque Sony stava cercando un attimo di menarsi, però poi diciamo Sony si lancia sul mercato delle console, fa uscire PlayStation e spacca tutto. Perché spacca tutto? Le ragioni sono molteplici. Se vogliamo guardare solo ai dati dell'hardware, come dire, quindi a dati un po' più oggettivi, decisamente era un hardware di gran lunga più solido, che tagliava, diciamo, tagliava dove si poteva tagliare, e in particolare per quel che riguarda come dire, l'assenza di un processore in virgola mobile, che quindi faceva diminuire i costi, ma che comunque non garantiva quella perfezione di poligoni puliti che aveva il Nintendo 64 e anche in parte il Sega Saturn. Però tutto sommato su un CRT non si vedeva, e anzi oggi in parte contribuisce all'estetica della PlayStation, che poi è rimasta, in congiunzione anche con il fatto che insomma le texture venivano applicate con metodi un po' rudimentali e che quindi diciamo erano tutte ballerine, tutte sballate, insomma tutta una serie di piccole scorciatoie che hanno preso all'interno dell'architettura della prima PlayStation per ridurne i costi, ma comunque al contempo non solo contribuire alla, come dire, a un'estetica che poi era parte dell'universo PlayStation e che anche oggi, anzi ora, è scimmiottata qui e lì, insomma, in vari giochi, giustamente, ma comunque beccando, diciamo, al primo colpo, la loro prima avventura nel mondo delle console, per giunta in un periodo di transizione fra il 3D e fra il 2D e il 3D, quindi hanno beccato in pieno comunque la formula giusta, comunque la formula migliore fra come dire, lettore CD, CPU e dotazioni di GPU, dotazioni di memoria e coprocessori del tutto come dire, adeguati e con le caratteristiche giuste per permettere a chiunque, insomma, a chi fosse interessato, di sviluppare un parco titoli enorme, sterminato, fra i più grandi insieme a quello della PlayStation 2, e di fatto lanciare poi la propria era, l'era PlayStation, che in parte, come dire, non è mai finita da quel momento in poi. Quindi queste sono
le cose che abbiamo detto. Ovviamente nell'altra puntata siamo andati molto più nel merito tecnico e vi rimando alla prima. Quindi direi che diciamo, possiamo iniziare con le nuove cose da dire, le cose che non siamo riusciti a trattare la volta scorsa. Detto questo, vabbè, io switcho un attimo qui, ecco, così a parte si vede la chat, si vede un po' della motherboard. E in realtà non abbiamo parlato, aspettate, recupero prima un po' la chat prima di iniziare. Secondo te, dopo l'estetica pixel art NES, arriva un'ondata di 3D stile PS1? In effetti sì, tra l'altro c'è, ho trovato, conoscete Unity probabilmente, il PSX Shader Unity. Unity è un motore grafico, eccolo qua, mi sa. Unity è un motore grafico molto comune ed è, diciamo, fra i due più utilizzati al momento insieme alla Unreal Engine, no? Ed è in particolare quello più utilizzato dai progetti indie, perché Unity praticamente non, oltre un certo volume di vendite, è completamente gratuito. Insomma, dei modelli molto indie friendly, ma indie proprio indie violenti, cioè non indie gente con 5 persone che c'ha un produttore, fatti, no, proprio la gente così. E Unity, tra l'altro, avevo visto che integrava, avevano fatto questo shader, uno shader, come posso spiegare? È sostanzialmente, in questo caso, è un modo in cui la GPU si comporta, è un modo di programmare la GPU, detto proprio in termini semplici, magari pure brutti, magari anche in parte scorretti, però è quello. Hanno fatto questo shader che si chiama appunto PSX Retro Shader, che permette di emulare il rendering, lo stile del rendering della PS1. Infatti questo lo vedete tipo con i poligoni che si muovono, con i punti che, diciamo, dei poligoni che non sono precisi, con queste texture un poco warpate, così, dovute agli effetti di cui parlavamo la volta successiva. Addirittura il fatto, cioè simula il fatto che ci fosse stato ci fossero dei passaggi strani di color precision. Ecco qua, vedete ad esempio come sono fatte le texture, sono riprodotte le texture con l'affinite, con l'affinite method. Insomma, quindi sì, chi diceva prima, non, aspettate, l'ho perso, che avete scritto in un sacco. Qualcuno, mi diceva Angia, che diceva, dopo l'estetica pixel art NES arriverà un'ondata di 3D stile PS1. Non so se arriverà un'ondata, però, anche perché questa è comunque una roba vecchiotta, ecco, uscita nel 2016. Ma è sicuramente un'estetica che mi piacerebbe vedere un po' di più, perché comunque l'estetica NES ha un po' rotto i maroni, con tutto il bene, più che altro perché continuano a fare sempre la stessa cosa. Sarebbe carino vedere qualcosa del genere. Credo sia molto utilizzato questo stile della, diciamo, sia molto utilizzato nei giochi indie horror in particolare, perché queste distorsioni, questo aspetto un poco in parte inquietante di questi poligoni che si muovono e statterano e fanno cose, si presta bene secondo me a quel tipo di estetica un po' horror, no? Quasi una roba che si muove e si fa fatti attorno a te, quasi, capito, Lynch, robe del genere. Quindi ce ne sono tanti in realtà che hanno fatto con questo stile, se ne trovano tantissimi su Steam. E quindi sì, appena uscita una compilation di orrorini indie, sì, quelle robe lì tipo ti fanno vedere con la cassettina e metti la cassettina, ce ne sono varie di come dire, di approcci indie all'horror. In tutta sincerità lo trovo sicuramente più interessante dell'ennesimo gioco fatto con palette NES. Oh, Snow Penguin diventa un diamante, un anno, grazie mille, grazie, grazie infinite, un abbraccio, bentornato nella grande famiglia di KenobiSboch. Quindi sì, è una roba interessante, mi farebbe piacere vedere roba del genere. Qua c'è uno shader, quindi praticamente tu puoi prendere sta roba, puoi caricartela e c'hai tutti questi effetti già pronti, ci devi poi mettere ovviamente il gioco, le texture, gli asset, tutto, però già c'hai qualcosina per visualizzare sostanzialmente. Grazie mille per il follow. Si può dire che la PSX non brilla certo per i colori sgargianti. No, però volendoli poteva cacciare, che era quell'estetica lì comunque.
Forse il 3D al buio funzionava meglio. In effetti faccio un po' fatica a ricordare giochi molto luminosi col 3D. Però di giochi molto colorati in 2D ce n'erano. In realtà ce n'erano anche in 3D. Ovviamente non raggiungeva quelle vette di saturazione. Vabbè, se pensate però già a un Crash, insomma, Crash era molto... era molto colorato, era molto colorato alla fine, insomma. Siamo da quelle parti lì. Su Itch.io c'è un titolo simile, Silence. Silente Hill è molto bello, Collina Silente. No, ci pensate che Silent Hill in italiano sarebbe stato Collina Silente 2. Da un giapponese con questa estetica, sì sì, ma... secondo me poco alla volta arriverà. Arriverà anche un po' di vomitella PS1 con un sacco di roba a casaccio. Recupero un po' la chat che ho scritto un botto. Ok, arrivo. Arrivo. Darien, ho moddato la mia PS Vita e invogliato dalla tua live. Grazie, da questo mi fai contentissimo, Darien. Porca Eva, sono proprio contento. Vai, spero che ti diverta. Si può fare un sacco di roba bella. Quindi, bella così. Recupero un attimo. Bla 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 bla. Io sono ancora scioccato dai poligoni a triangoli. Ora li vedi ovunque. Eh sì, so tutti, perché una delle cose che abbiamo detto la volta scorsa, per chi non ci fosse stato, è che la primitiva della PlayStation, come in realtà anche di tutte le altre console moderne, tranne il Saturn che aveva i quadrati, è fatta di triangoli. Quindi sono tutti triangoli. Potete vedere che, insomma, questa scena di Spyro è fatta tutta a triangoli. Anche Spyro stesso in wireframe è tutto fatto da un sacco di triangoli. Ah, visto però, mi piacerebbe sapere il suo parere sulla C-Bomb. Anche se le PS1 e 2 si salvano. Sì, PS1 e 2 si salvano, ma penso pure 3. E che hanno messo questa roba sulla PS4, mi pare anche sulla PS5. Per cui sostanzialmente la chiave, come dire, una delle chiavi crittografiche, se non erro, della PlayStation è praticamente salvata in una porzione di memoria che dipende da una batteria. Quindi se la batteria va a fancuore, sostanzialmente, a meno che non si ricolleghi la PlayStation ai server Sony, che non si sa quando li terranno aperti, insomma, si è visto che sostanzialmente possono staccare la spina quando vogliono, sostanzialmente senza quella roba non puoi giocare a niente su PlayStation 4. E la stanno chiamando C-Bomb. PlayStation 1 e 2 non hanno alcun diciamo problema da questo punto di vista. Però non è una bella cosa da parte di Sony ed è un brutto bastone tra le ruote in termini di preservazione per i prossimi anni. Quindi speriamo bene, ancora presto, meno male che si sa, diciamo meno male che è una cosa che si conosce, per cercare di prevenirla, come dire, in futuro. E sarà ovviamente più importante un domani quando i server chiuderanno, come dire, poter contare su una roba della console che permetta di diciamo una modifica, ecco, una soft mod della console, che anche quando i server Sony moriranno, insomma, si possa fare. Sì, tra le ruote è un bel eufemismo, tra le palle, diciamolo, bitch. Ecco. Sono i Kula Shader, sì. Lo shader è uno stato della mente. Vabbè, è vero. È un po' così. Come le conoscenze di oggi possono fare meglio per la stessa console dei giochi PS1? Risposta breve è sì, perché ovviamente si conosce di più, siamo stufi, cioè alla fine è una roba che si applica anche al Commodore 64, all'Amiga, a qualsiasi altra roba. Più passano gli anni, più meglio si conoscono queste piattaforme. Poi con internet ovviamente molta più gente ha accesso a documentazione, c'è molto più scambio di idee, c'è molta più roba che si può, diciamo, fare. Quindi sì, assolutamente è più semplice creare un gioco PlayStation 1 oggi piuttosto che all'epoca. A patto magari sì di avere i tool. No, c'è una bella community in realtà. Se andate su PSX Dev, eccolo qua. PSX Dev è questa community praticamente di homebrew per PlayStation 1. Quindi ci sono giochi, programmi, robe del genere, demo. Non è enorme, ma c'è. Poi magari si tratta di cercare un po' nei forum. Vabbè, ci sono addirittura i giochi del Netgearozzi, di cui parleremo più tardi. E quindi c'è roba attiva. Grazie mille. Oh, grazie per i bit, siamo stufi di BGs. Che figata. Sì, esatto, i creepypasta, quella roba lì. Scusate, io sto recuperando un po' la chat. Salento Hill, Collina Silente ambientato in Maremma.
Se dica PSX, devo dire che ancora mi pare invecchiatina. Bisogna avere stile per essere incisivo. Con altre estetiche, tipo Spectrum, si porta a casa il risultato molto più semplicemente. Vero, però ha tratti distintivi comunque l'estetica PS1, perché è vero che, come dire, lo Spectrum era più incisivo, perché quei colori, quel fatto che magari le, capito, per quelle linee di scansione si poteva utilizzare solo quel colore lì, quindi forzava determinate scelte di design. Però anche qui quest'idea di avere questi poligoni un po' storti, un po' sbilenchi, un po' ballerini, con queste texture appiccicate malissimo, secondo me a suo modo era un, come dire, è un'idea di estetica abbastanza potente. Al momento, ripeto, l'ho vista usata per bene solo in queste robe indie, però nulla togliere in futuro sostanzialmente a questa roba. Recupero un po'. Il nome della wiki Miz è copetti.org. Aspetta che non posso. Vabbè, però forse c'è il titolo qui. Vabbè, no, lui lo chiama Rodrigo Staff. Lui si chiama Rodrigo Copetti, quindi è il suo cognome.org ed è una roba fantastica. Però non vi spoilerate le prossime puntate, se no io che ci sto a fare poi qua. Cioè, che cavolo studio mezza giornata e poi non riesco a fare niente. Non è stata una scelta molto saggia mangiare i peperoni arrostiti che avevo preparato l'altro ieri sera, quindi mi scuserete per questo. Bene, recupero un poco. Paragone estetico fra PSX, Saturn e Nintendo 64 è dura. È dura. Allora, il Saturn, la caratteristica che aveva il Saturn è che nel suo 3D i poligoni erano fatti a quadrati. Quindi la prima cosa che vedi, infatti, basta che fate caso a Virtua Fighter, no? Come sono fatti i bracci, le braccia dei tizi di Virtua Fighter, cioè sono tutti quadratoni, sono belli squadrati, no? Cioè sembrano veramente dei fatti con i pezzi di Lego. Questo sì, perché la primitiva del, come dire, del, della grafica del Saturn era un quadrato, cioè, o meglio, era un poligono a quattro, non un quadrato, insomma, un poligono a quattro, diciamo, vertici, sostanzialmente, quindi potevi fare i triangoli, ma ne dovevi praticamente metterle uno sopra l'altro, ci sta. Però la PS, cioè il Saturn è comunque, il 3D è stato molto un afterthought, cioè è stato molto una roba che loro hanno messo lì perché lo dovevano mettere, perché nel frattempo, ma il Saturn, insomma, storicamente si è sempre detto bla bla bla, è comunque una roba che spingeva molto più sul 2D che sul resto. Ah, tra l'altro il Gerva aveva risposto, grazie mille, l'attacco dei retro peperoni, e ci sta, un quadrangolo, sì, qualcosa del genere. Comunque, detto questo, andiamo un po' alle cose. Questo è stato un po', diciamo, di recap al volo di tutto, e qualche commentino sull'altra volta, magari di piccole cose che avevo dimenticato di dire. Passiamo invece un po' al succo della serata. Come usare la PlayStation 1 al meglio oggi. Cominciamo, come sempre, dalle nostre amate uscite video. Allora, il mondo delle uscite video della PlayStation 1 è molto comodo, è molto ciccino. Andiamo sul sempre ottimo Retro RGB, che in questo caso però si presenta con una pagina del tutto anonima, che non dice granché. Questo perché? Perché sostanzialmente le uscite della PlayStation 1 sono molto semplici da spiegare, sono molto straightforward, i cavi si trovano dappertutto e niente. Comunque, un attimo per analizzarle. Come sempre c'era il classico cavo component, quindi il cavo giallo, bianco e rosso, no? Che è quello che abbiamo usato la stragrande maggioranza di noi all'epoca. Vediamo se riesco a scrivere component PSX. La cosa che non ho detto è che la porta di Sony adibita all'uscita è questa qua, è la classic. Vabbè, ciao zio, no, volevo vedere l'immagine. No, ho sbagliato di nuovo a cliccare. Eccola qua, la classica porta, diciamo, di Sony, che è stata utilizzata fino alla PlayStation 3, è questa qui, è la V Multi Out. Da qui, con quel simpatico connettore, che tra l'altro ho lì, mo non vi faccio vedere, se no devo staccare la PlayStation e fa bordello, da questa uscita possono sostanzialmente uscire tutti i possibili segnali della PlayStation. In particolare sono quattro, sono i classici quattro cavalieri dell'apocalisse dei segnali analogici: l'RCA, l'S-Video, il component e il
ricomincio. Il composite, l'S video, l'RGB e il compone. Ok, un grande classico. Ovviamente questa in realtà è questo modello di PlayStation, che era il primissima revisione. Oltre all'uscita multi-out, aveva anche un connettore diretto giallo, bianco e rosso, diciamo giallo per il video, bianco e rosso per l'audio, che usciva diretto così da dietro la PlayStation, quindi rendeva il tutto molto comodo perché non c'era bisogno di alcun adattatore, potevi utilizzare un cavetto qualsiasi. Queste uscite però, a parte i primi modelli, quindi penso il primo anno o qualcosa del genere di PlayStation, sono state subito rimosse. Io ho una sola PlayStation delle varie che ho, che ha questi connettori dietro. E poi più tardi parliamo anche delle varie revisioni, perché c'è un poco da parlare. Però qui si vede già subito la prima differenza. Molto probabilmente la PlayStation che avete non ha questi connettori giallo, bianco e rosso dietro, ma semplicemente quello che vedete a destra, cioè questo AV multi-out. Da qui può uscire un segnale che è sostanzialmente lo stesso identico giallo, bianco e rosso che vedete qui, che ovviamente è il tipo di qualità più bassa qui. Ovviamente gli anni erano passati, non c'era più quel cesso del cavo antenna, quindi il segnale RF. Lo standard, quindi il livello più basso, erano appunto i cavi composite. Il cavetto composite, giallo, bianco. In realtà il video è solo il giallo, sostanzialmente. E quindi questa era la qualità più bassa, e che in molti utilizzavano. Molti utilizzavano anche con quell'adattatore per la SCART. Allora, io lo ripeto perché questo è un grande classico. Vorrei, cioè, fare un... fare tipo un manifesto per scrivere... SCART non è RGB, cioè proprio enorme, che va messo così di modo che le persone imparano. Come ho detto più volte nel corso di queste serate, la presa SCART, quindi quella presa di forma orrenda ma comunque funzionale, che in molti utilizzavamo nell'epoca, diciamo, dei segnali video analogici, non è di per sé un formato. Attraverso quella porta possono passare formati diversi. Cioè, quindi una presa SCART può essere component, può portare un segnale S-video. Scusate, composite può portare un segnale S-video e può portare un segnale RGB. Quella è solo una porta, quindi sostanzialmente era solo un connettore, il più generico possibile e anche il più brutto e scomodo possibile, a giudicare da quanto faceva schifo. Quindi in molti sicuramente avrete utilizzato un connettore, come io stesso, un connettore che andava qui su AV multi-out, usciva, aveva i tre cavetti e l'attaccava alla televisore, o tramite, diciamo, i connettori diretti, o tramite un adattatore SCART, che semplicemente era un adattatore per quel tipo di presa, ma non è che rendeva il segnale più figo. Ora, però, probabilmente, in molti di voi siete stati forzati a un certo punto della vostra vita, con la PlayStation 1, ma anche con la PlayStation 2, a cambiare cavo. Perché? Perché avevate la PlayStation 1 modificata. La PlayStation 1 modificata, se facevate girare i giochi che non erano PAL, quindi non erano concepiti per la console europea, quindi se mettevate, che cacchio ne so, il FIFA Winning Eleven, classico, ok, usciva Winning Eleven in Giappone, poi c'erano 3000 modifiche che già uscivano moddati, quella era più l'era PS2, però c'era. Quello che succedeva è che vedevate in bianco e nero. Questo perché il gioco è NTSC, quindi provava a far uscire un segnale NTSC. Tuttavia all'interno c'era pur sempre un oscillatore e tutta la componentistica che era fatta per la versione PAL. Quel segnale che ne usciva fuori era un po' un mischione di NTSC e PAL, diciamo, detto, come dire, in termini semplici. Alcuni televisori erano abbastanza cazzuti da capire, diciamo, da riuscire a decodificare questo segnale. Ad esempio, se non erro, però qui mi potrei sbagliare, quindi se sbaglio mi correggerete. Come sempre vale il disclaimer: quello che dico lo dico solo io, non è Bibbia, per tutto il resto c'è Google, e se dico qualche cazzata ditemelo. Il formato che usciva da una PlayStation 1 modificata era quello che chiamiamo NT, cioè una PlayStation 1 modificata che faceva girare un gioco NTSC
Non era palla, non era NTSC, ma si chiama NTSC 443. Questo perché sostanzialmente era un segnale NTSC, ma con la frequenza portante a 4 MHz e 4 sostanzialmente della, credo del segnale che codifica i colori. Quindi, se non erro, sostanzialmente, come dire, quindi questo era il motivo per cui, magari non è questa finezza, però sostanzialmente il fatto che avesse una console PAL che però faceva giocare un gioco NTSC creava dei segnali che sostanzialmente non è che tutti i televisori erano in grado di digerire facilmente, almeno nella sua forma gialla, bianca e rossa, diciamo, composite. E per quello bisognava far ricorso a segnali più avanzati, tra cui su tutti l'RGB, che era quella che, come dire, veniva più facilmente, come dire, attaccata, scusatemi, era il protocollo che più facilmente veniva utilizzato sulla SCART. E questo era il motivo per cui, come dice Vivacenzo, lo spacciatore di giochi pirati diceva ci vuole il cavo giapponese. Non è che ci vuole il cavo giapponese, cioè era un modo di dirlo, però effettivamente ci voleva il cavo. Semplicemente serviva un cavo RGB, perché il segnale RGB era indipendente sostanzialmente da PAL versus NTSC, mentre lo standard giallo, bianco e rosso, quindi il composite, si basava invece su una regionalità. Il segnale composite NTSC è diverso dal segnale composite PAL, in buona sostanza. Quindi tu per quello avevi bisogno o di un televisore che si mangiasse quel segnale e riconoscesse che fosse un segnale con uscita codifica NTSC ma portante a 4.4 MHz, perché quella era la frequenza dell'oscillatore PAL, e non puoi cambiare, a meno che non andavi là e dissaldavi, non potevi cambiare l'oscillatore dentro la PlayStation. Oppure appunto prendevi un cavo che la rendeva generica e potabile per tutti sostanzialmente, e quindi era il cavo RGB. E quando andavate a comprare il cavo pezzotto dallo spaccino, vi dava, e a quel punto potevate vedere anche giochi NTSC a colori. Ok, mamma mia, scusatemi, un respiro un attimo, stasera ho un po' provato, perdonatemi. Vi direte, quando mai, bello? Lo so, ma è lunedì, c'è sta cosa e mi hanno appioppato gli streaming di lunedì. Lunedì, hai capito? Cioè, già c'è la mazzata che torni al lavoro e tutto. Poi ti trapanano in casa, poi decido di mangiare i peperoni, è normale che mi riduco così. Comunque, sì, almeno un Miver l'abbiamo avuto tutti. Effettivamente, beh, come dire, i Miver costavano poco. Costavano poco ed erano tosti. Non riesco a trovare molte altre redeeming feature, però effettivamente sono parte dell'estetica, ecco. Erano parte dell'estetica di quegli anni e anche dei modi in cui potevamo, diciamo, giocarli all'epoca, sostanzialmente. Quindi, va bene, quindi questo era il modo più semplice sostanzialmente per avere l'uscita composite. La maggior parte di voi, come di me, l'ha vista tramite il classico gavetto multi-out, tuttora uno dei gavetti più comuni della Terra, anche perché la stessa uscita è stata usata su PS2 e su PS3. Su PS3 c'era ancora, perché era ancora fatta un po' così, diciamo, l'HDMI era ancora in fase di arrivo, c'era, ce n'erano parecchi, però buttali via, sostanzialmente. Occhio però, vabbè, questo ne parliamo quando parliamo dei cavi RGB, perché i cavi di PlayStation 1, PlayStation 2 e PlayStation 3 per il composito, quindi gialli, bianchi e rossi, sono uguali, ok? Però solo per i cavi gialli, bianchi e rossi, per l'RGB no, quindi poi ne parliamo. Funzionano, ma non sono ottimali se li switchate. Poi ne parliamo, non vi preoccupate. Comunque, io recupero un po' la chat, perché scrivete tantissimo, voglio un sacco bene, però io faccio molta fatica. Io adoro leggervi, anche perché uno spunto, date sempre spunti interessanti per mandare avanti la live. A volte è un po' complicato, perché magari sono 300 miliardi di fatti da dire e non riesco a leggervi, altrimenti se sto a leggervi perdo completamente il filo del discorso, e quindi poi già così il discorso regge a malapena. Figuriamoci se insomma mi metto a fare. Vediamo un poco.
Quindi i programmatori tenevano lo shader RGB come base per creare gli asset dei giochi. Niente più creatività nello sfruttare color breeding del segnale RF composito. Tarion, questo non si sa, cioè nel senso probabilmente ogni sviluppatore aveva setup diversi. Sono sicuro che probabilmente testavano tutte le varie modalità sui loro, almeno gli studi più grandi, testavano le varie modalità per, come dire, vedere gli effetti. È anche vero che comunque in quest'epoca forse contava meno, perché magari lo smarmellamento del CRT contava meno. Cioè, non so, che ne so, penso alle trasparenze di una roba Mega Drive, no, quella là, o di un Saturn, quindi fatto a quadrettoni, perché non c'era un layer di trasparenza. Ecco, quella roba in composito si vede molto bene, vedi la trasparenza, su RGB vedi i quadrettoni. Quindi, però, non facevano più tanto, secondo me, conto su queste robe qui. Però facevano conto sul dithering, perché abbiamo detto che comunque il dithering era parte di PS1, proprio era all'interno del firmware stesso di PS1. Era proprio parte della, diciamo, dell'estetica anche qui del tutto. E probabilmente testavano con quel che potevano. Non credo che tutti avessero del RGB. Sostanzialmente è un po' difficile. Comunque è una bella domanda, grazie. Marco Durrica, una storia triste. Il mio capo RGB vero, con i condensatori e la linguetta di plastica dell'attacco che va alla play rotto. Quindi fu falso contatto. Porca Eva, Marco, mi spiace. Ma è, sostanzialmente è recuperabile. Magari se tagli quel pezzo e rimetti un'altra spina. Non ho ben capito dov'è la linguetta di plastica, però secondo me potrebbe essere recuperabile, anche se in effetti alcuni DVD di marche giapponesi avevano un circuito multistandard che più venivano che venivano tarati solo per lo standard della nazione di vendita. Quindi alcuni circuiti al limite ma decodificavano tutto. Non ho capito bene Dark Angel. Però sì, come dire, all'epoca dipendeva molto dal televisore. Può darsi che tu attaccavi giallo, bianco e rosso col gioco giapponese al televisore di casa e il televisore era sufficientemente cazzuto da capire e decodificare il segnale. Però magari su tanti televisori più scarsi invece non ce la facevano. Non più scarsi, più normali, meno avanzati, magari un po' più vecchiotti, si faceva fatica a decodificare il segnale, quindi vedevate in bianco e nero, come capitava sostanzialmente. In mi pare così piuttosto che i buttoncini fisici andavano premuti con uno spuntone di vivanio. Sì, effettivamente erano veramente tutti sbagliati, proprio da un termine, da un punto di vista di ergonomia, di qualsiasi cosa. Però erano solidi e costavano poco, easy peasy, ed erano fatti in Italia, quindi insomma ci stava, erano molto comuni. Era il televisore di casa della nonna, un grande classico sostanzialmente, che c'era il Mivar. Vediamo un po'. C'è un compito di classe per la fine del quadrimestre. State calmi. Bisogna vedere Bellotta passione hardware mentre smanetto col saldatore sulle vecchie console. Non apprezzo. Non fare danni come faccio io, super pistacchione. Facci sapere che stai modificando. Ciao Serpico. Buonasera. Buonasera a tutti. Vediamo che comunque quel cavo era delicatissimo, dato che si rovinava spesso nella parte a multi AB. Vero, perché c'aveva quel fatto di plastica. Cioè il connettore era di plastica e poi c'era il cavo che si appendeva un poco. Si rovinava. Comunque, passiamo a roba successiva. L'S-Video. L'S-Video è il passo successivo, diciamo, nella scala della beltà. Se non erro, le primissimissime Sony PlayStation giapponesi, primissime, avevano un attacco S-Video diretto. No, voglio dire S-Video. Avevano un attacco S-Video diretto sul retro. Però magari ricordo male. Però l'ho riletto pure prima. Comunque, l'S-Video. L'S-Video è sostanzialmente una forma più avanzata e pulita e rifinita dello stesso segnale composito. C'ha, come dire, un segnale in più. Il segnale video, anziché stare su una linea sola, funziona su due linee. E quindi vuol dire che la qualità è meglio, cioè proprio banalmente, detto in termini stupidi. I cavi poi sono compatti, sono più schermati. Insomma, l'S-Video era questa roba qui. Ma mamma mia, quanto è il cesso questa illustrazione, veramente bruttissima. Dove sta un connettore S-Video? Vabbè, comunque, questo qui era il segnale video, passava attraverso questa sorta di tondino con 4 pin e al centro quella specie di meno.
Questo era il cavo, credo, autentico, quindi che si poteva comprare all'epoca dell'S-Video. Era molto comune, credo, negli Stati Uniti, in Europa un po' meno, poi si è cominciato a vedere. Però comunque dà una qualità dell'immagine leggermente migliore. Lo nomino nel caso foste, diciamo, costretti a utilizzare l'S-Video. Oh, aspetta, eccolo qui. Eccolo qua! Vedi che non mi sbagliavo? La primissima versione della PlayStation solo in Giappone aveva un'uscita diretta S-Video. Eccola qua. Tra l'altro queste qua sono anche le PlayStation peggiori perché avevano un grosso difetto, ma ne parliamo dopo delle revisioni e quant'altro. Però qui addirittura c'aveva l'uscita del video diretta, poi l'hanno tolta e poi hanno tolto tutto sto blocco, hanno lasciato solo la V multi out e poi hanno tolto pure la parallela e ti hanno lasciato con un cacchio sostanzialmente. Quindi vabbè, l'S video è lì, ti guarda, se non hai di meglio dell'S video, l'S video fa il suo. Dopodiché ci sono i due pesi massimi sostanzialmente, l'RGB e il component. L'RGB è, tra virgolette, la presa SCART con tutti i pin, cosa che non vuol dire niente perché ultimamente ho visto che stanno cominciando a fare le SCART con tutti i pin e poi dentro ci passa il component. Esatto, poi hanno tolto la play, bravissimo. Quindi la qualità RGB è al top, diciamo, insieme a quella component. Riguardo i cavi RGB c'è una piccola, la cosa che stavo dicendo prima, c'è una piccola distinzione da fare. I cavi RGB PS1 non sono compatibili con la PS2, nel senso che se lo attaccate va tutto bene, se accendete il televisore si vede, ma si vede un po' una chiavica. Credo che soprattutto sballi i livelli di luminosità. Perché? Perché ovviamente il circuito RGB, quindi dell'uscita RGB della PlayStation 1, non integrava, credo, dei condensatori di filtro, sostanzialmente, cioè dei piccoli componenti elettronici direttamente sull'uscita, perché loro facevano conto che sostanzialmente quei componenti sarebbero stati nella presa SCART. E infatti, quello che si può fare, siamo al giorno d'oggi, se, come sempre io faccio sempre fede a Retro Gaming Cables, che sono sempre i migliori. Tra l'altro ho messo Dark Reader, così la finite di scassarmi il cazzo che vi abbaglio. Avevate ragione, è molto comodo pure per me. E infatti ora è tutto bello dark, vedete? Tutto dark non si fa, e non ci stanno robe strane. Eccoli qua, ci sono i cavi di Retro Gaming Cables. PS1. Se voi vedete, all'interno ci stanno dei componenti, non da questo lato, ma dall'altro lato, perché qua c'è il C-Sync Separator. Ci sono dei condensatori, tra l'altro lo spiega pure. Ah, eccoli qua, benissimo, fa vedere l'interno. Questi condensatori, esatto, non dire parolacce che poi ti cazziano su YouTube. Hai ragione, vabbè, ciao, fa niente, è andata così, anche per stasera è andata. Diciamo, ok, torniamo a bomba. Il cavo RGB della PlayStation 1 deve integrare questi condensatori, perché Sony non li aveva messi all'interno della PlayStation 1, poiché all'epoca, diciamo, pur essendoci le capacità dell'RGB, non era così tanto sviluppato. Se lo vuoi tanto il cavo, lo mettiamo nel cavo con i condensatori, e loro l'hanno presi e l'hanno risparmiati, anziché metterli all'interno, li hanno messi fuori. Alcuni dei cavi che trovavi all'epoca li avevano, altri no. Se li hanno e hanno una particolare taratura, vanno bene anche per la PlayStation 2. Quindi dipende molto dal cavo. Però sappiate che se attaccate un cavo RGB della PlayStation 2 alla PlayStation 1 e c'è qualcosa che non si vede bene, il problema è quasi sicuramente questo. Non serviva il cavo proprietario d'Artavion, bastava sapere questa cosa, bastava sapere che, diciamo, questi condensatori non erano presenti all'interno della console, come magari ci sarebbe aspettato, ma erano presenti all'interno del cavo, come avveniva nel cavo originale, e probabilmente anche per buona parte dei cavi di buona qualità che si compravano all'epoca. Era una cosa probabilmente risaputa. O forse avete giocato sempre con un cavo che faceva vedere tutto scuro, o forse non lo so. Però sappiate che c'è questo, diciamo, questa particolarità da sapere. Quindi se state smanettando e avete un cavo PS2 RGB, lo attaccate alla PS1 e non si vede, sappiate che è, o si vede male, o meglio si vede male, perché a vedere si vede. Se si vede male, sappiate che, come dire, probabilmente ci vuole il cavo specifico, perché altrimenti, diciamo, non è al suo massimo, in buona sostanza. Quindi sappiatelo, Retro Gaming Cables non vende i cavi universali, perché sono un po' stronzi da questo punto di vista, perché sarebbe bastato praticamente mettere dei condensatori più grandi all'interno della SCART
per renderlo compatibile sia con PS1 e con, sia con PS2. Loro fanno due cavi diversi, che è un po' più una fighettata perché sono tutti tarati per bene. Però credo che, come dire, in America gli altri grandi fornitori facciano un solo cavo grosso sostanzialmente. Quindi boh, come sempre Retro Gaming Cables è il punto di riferimento europeo per i cavi RGB buoni per le console. C'è tutto. In particolare qui, questo cavo che abbiamo visto, che è esattamente poi il cavo che utilizzo io e che vedrete anche dopo quando magari un poco giocheremo, c'ha addirittura anche un connettore esterno per il Time Crisis to Kick Some Ass. C'ha sostanzialmente quest'altro connettore sul retro che permette di attaccare la Gunkon, quindi per i giochi con la pistola che hanno bisogno del segnale sostanzialmente di, diciamo, composito per prendere la sincronizzazione verticale, insomma, e fare quelle robe lì. Quindi sappiatelo, c'è anche la versione più fighetta e alla fine costa un po' in più. Su Amazon spacciavano cavi RGB, ma in realtà sono components. Sì, guarda, sono degli stronzi, non comprate mai cavi su Amazon o su Ali. Purtroppo è una di quelle poche cose su cui secondo me vale la pena investire, perché hai quello che, diciamo, hai quanto paghi, ecco. Oppure se lo fate state attenti, insomma, e comprate solo da fonti, diciamo, affidabili, perché è capitato l'altra volta con, proprio manca a farlo apposta, con Cadia, con dottoressa Yugali, che insomma sta cercando di portare la sua speedrun di Final Fantasy 8, PlayStation 2, bla 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 bla, e sostanzialmente aveva bisogno, proprio perché aveva questo problema appunto dell'uscita component che non era compatibile col suo upscaler, che pezzotto, bla bla bla, cercava un cavo RGB, non volendo aspettare 300 anni per il cavo dall'Inghilterra e con costo, diciamo, che è comunque il suo costo, tra l'altro è pure out of stock, tacci loro. Abbiamo preso un cavo RGB da Amazon, ma non era RGB manco per il cazzo. Quindi sappiatelo, non prendete i cavi da Amazon, che fanno, la maggior parte delle volte sono sole. Quindi provate o forse su eBay se cercate, ma se non volete sbagliare mai e poi mai, e siete disposti a spendere qualche picciolo in più per i cavi, che comunque sono sempre importanti, retrogamingcables.co.uk è sempre il vostro punto di riferimento per tutto. Vediamo un po', Brumbilambi, che dice, sì, ma 32 sterline è un cavo, Scart. Eh sì, purtroppo sì, sostanzialmente, quindi ci sta. Sono cavi fatti molto bene, sono estremamente solidi, durano una vita e capisco, diciamo, una volta lo compri e ci sta. A dei prezzi da usuraio, assolutamente. I cavi che vende Limited Run Game, ma Limited Run Game non deve arrivare dalla... non deve arrivare da coso, dall'America. Che Limited Run c'ha i cavi. Cioè questo è quello che fa le edizioni fighette dei giochi, no? Ah, hai per chi... ma a parte questi devono arrivare dall'America, quindi ciao. Quindi fai prima, sostanzialmente. E, poi questi qui, che cavolo fa? Hyperkin... ah, TurboGrafx... sì. Però questo fa direttamente HDMI. Comunque no, gli Hyperkin non mi... in realtà credo che non siano il massimo. Sono buoni, ma non sono il massimo. C'è però una soluzione migliore, che vi dirò fra un poco, per trasformarla direttamente in HDMI, senza passare da robe varie, sostanzialmente. Quindi... allora, detto questo, l'ultima cosa da discutere in termini di analogico è il classico component, quindi PSX component, che avevo cercato prima sbagliando perché in realtà era, volevo cercare il composite, e sono questi classici cavi qua. Non guardate il giallo che non fa parte del component, quello è il giallo del composite, quindi c'hai sempre bianco e rosso per l'audio, e poi per il segnale video praticamente c'hai queste tre componenti. Componenti che tra l'altro sono molto comode perché permettono, non nel caso della PlayStation 1, di raggiungere una qualità decente sull'uscita della PlayStation 1 comparabile, del tutto comparabile con l'RGB, praticamente sono
quasi la stessa cosa, però il component è comunque stato sempre un po' più riservato al mercato americano. E qui è arrivato un po' dopo, è arrivato già sulle televisioni HD e quant'altro. Però questo, diciamo, ha la caratteristica che per console più avanzate, quindi per quel che non riguarda PlayStation 1, ma già per PlayStation 2, permette di avere quindi risoluzioni più elevate. In 480p si faceva per la Wii, ad esempio l'ho utilizzato la prima volta per la Wii, in tutta sincerità, perché era il modo migliore per collegarla ai televisori e supportava, come dire, credo, sì, frequenze e risoluzioni più elevate. Insomma, questo capo è molto molto importante negli Stati Uniti, dove per anni è diventato, come dire, è stato lo standard fondamentale che ha permesso il passaggio dalle vecchie fonti analogiche composite e video a qualcosa invece un po' più digitale tipo l'HDMI. In Europa ha avuto meno successo e quindi, data la nostra strumentazione, i televisori, è più semplice probabilmente utilizzare un RGB, specialmente se dovete attaccarlo a un CRT, quindi a un televisore a tubo catodico, ma è comunque importante per tutte le console un po' più avanzate, tipo PlayStation 2, Wii, e specialmente se volete giocarci su una roba, su un LCD, che ha ancora questi attacchi, è probabilmente il modo più pulito di averli. L'altro ce l'ho un cavo PS2 component, però forse è PS2, non è PS1, anche se magari qua non cambia niente, perché non lo so. Questo cavo lo usavo su PS2, ecco, vedi, io infatti pure lì ci sta. E questa è una valida alternativa. Dipende molto da cosa avete a valle della PlayStation 1. In generale, se avete un televisore con SCART che supporta l'RGB, non sbagliate con l'RGB, non ci sono santi, quindi va bene. Se non ha SCART, è il giallo, bianco e rosso dell'RCA Composite, attaccate quello che si vede una crema. A seconda del televisore a cui lo volete attaccare, ovviamente a robe diverse. Per tutto ciò che è più moderno, il cavo component è una buona possibilità, perché di fatto alcuni televisori, come dire, prodotti comunque negli ultimi 5 anni, secondo me ce li hanno ancora i cavi, la roba, diciamo questa qui, component, quindi la, come dire, arancio, blu, verde, come dire. Però non tutti lo hanno, quindi se per caso avete una televisione con questa cosa può essere utile. E invece non avete niente, come si fa? Allora, facciamo l'assunzione che, capito, non abbiate uno SSD per fare l'upscaling, non abbiate un RetroTINK, volete attaccare la PlayStation 1 o la PlayStation 2 direttamente al televisore HDTV, al televisore LCD, diciamo, via HDMI. Come si può fare? Allora, ci sono un paio di soluzioni. Cioè, la soluzione più economica, la soluzione più economica è la RAD2X. La RAD2X, sempre su Retro Gaming Cables, c'era. Sono questi piccoli, eccolo qua, PlayStation. È questa piccola presa che da un lato è, da un lato c'è praticamente la porta della Play, quindi quella classica. Dall'altro lato c'è un piccolo circuito di conversione che da questo lato fa uscire direttamente l'HDMI. In realtà è una piccola RetroTINK, cioè là dentro c'è sostanzialmente la versione piccola di questo, che è sostanzialmente l'accrocchio, la RetroTINK, che è quella che utilizzo per acquisire tutti i segnali in composito S-Video, quindi principalmente tutte le serate col Famicom che ho fatto, tutte le serate con Nintendo 64 utilizzo questa. È una versione più piccola, ridotta e fatta apposta per la PlayStation 1, ma credo anche per la PlayStation 2, dopo leggo la descrizione. E voi praticamente l'attaccate, dall'altro lato esce banalmente c'è banalmente un'uscita HDMI. Ecco, guarda, fa anche le lucine. Da questo lato c'è banalmente un'uscita HDMI, quindi poi con un cavo è possibile attaccarla direttamente a un televisore con l'upscaling già fatto. Ovviamente, come dire, il segnale che lui importa, non so cosa accetta, needs to be set to RGB mode. Ok, quindi sostanzialmente lavora in RGB e internamente si prende questo segnale e lo trasporta in HDMI. Non costa tantissimo, perché con 50 euro di fatto avete una roba che vi porta la PS1 nei tempi, la PS2 in tempi moderni. Ma, come dire, insomma, è limitata. Se siete interessati solo veramente alla PlayStation 1 e 2, questo è un ottimo, secondo me, modo
per attaccarla all'HDMI senza sbattersi più di tanto. È un'ottima soluzione. Se non avete altra strumentazione, un USB, una RetroTINK o quant'altro, e siete particolarmente interessati a questo, ci sono anche altre RAD2X in realtà. C'è quella per il Saturn, c'è quella per il Mega Drive 1, c'è quella per il Mega Drive 2, anzi no, c'è quella per il Mega Drive 2, poi c'è un adattatore per attaccare quella del Mega Drive 1, pensa un po'. C'è per il Neo Geo, che però è la stessa del Mega Drive 2, solo con un adattatore. C'è per il Super Nintendo e c'è per il PC Engine, che però si attacca in realtà al Mega Drive 2 sempre. Quindi ce ne sono sostanzialmente tipo tre versioni e gli altri sono adattatori. Questa è un'ottima soluzione, perché a differenza dei cavi Hyperkin, che sono un po', diciamo, fatti... Non lo so, non ne ho mai sentito parlare particolarmente bene della roba di Hyperkin. Questa qui invece è roba fatta dalla community. Questo è il tizio che fa le RetroTINK. Come si chiama? Si chiama Mike C, se non erro, una roba del genere. E che fa un sacco di prodotti molto fighi. Però alcuni siti me li sballa, vedete? Il cacchio di Dark Reader. E io lo disattivo. Bam! E quindi sì, Mike C, eccolo qua. Quindi è un tizio che ne sa pacchi veramente. E quindi, è quello che raccomando se siete interessati effettivamente solo a portare, diciamo, la PlayStation 1 e la PlayStation 2 o un paio di queste console su un televisore LCD. Per tutto il resto, francamente, se dovete già cominciare a prenderne due, costa quanto il RetroTINK, prendete il RetroTINK, cioè fate prima, sostanzialmente, quindi c'è sta. Quindi questa è la prima opportunità, questa è l'opportunità economica. In realtà, ultimamente è uscita una figata senza senso. Un po' troppo anche per me, devo dire la verità. Ed è la PS1 Digital. Questo è un kit niente affatto economico, come potete vedere dal prezzo. Quanto costa il RetroTINK? Allora, il RetroTINK, quello che ho io, non lo fanno più. Il RetroTINK sta tipo 75 euro, se non erro. Cioè, quindi dipende. Se vuoi utilizzarlo già per due cose, secondo me fai prima. Aspettate, cerco. Ah, c'è. Ah, eccolo qua. Ah, no, è vero, non lo vendono su Retro Gaming Cables, lo vendono su Video Games Perfection. Eccolo qua. 65 euro, sostanzialmente, economico. Volendo fare video capture con Elgato, consigli RetroTINK. Il problema è che io consiglio RetroTINK, ma non consiglio Elgato per questa roba. Una qualsiasi scheda di acquisizione cinese da 30 euro al momento funziona meglio per tutto ciò che riguarda il coso. Out of Stonks? No. No power supply. Color green? No, ce ne sono. Verdi ce ne sono 46. Non è out of stonk. Stai calmo. Quindi io sì raccomando RetroTINK. Quello che non raccomando è l'Elgato. Tra l'altro fatevi una risata per darvi un'idea del tutto. Cioè non è che so io che sono pazzo. Il tizio di RetroTINK, quando ti vende la RetroTINK, ti dice: non garantisco che funzioni su Elgato. Cioè l'unica scheda di acquisizione in cui non garantisce che funzioni. Non mi ricordo se lo dicono stesso su Video Games Perfection, dove la vendono, o se era sull'altro. Ma no, credo fosse proprio sul sito di RetroTINK. Aspetta, no, ve lo devo far leggere, perché se riesco a trovarlo sono molto contento, perché così capite un attimo il mio dolore. Ecco qua. We do not recommend the use of Elgato Capture Cards with our products. Non raccomandiamo l'uso di schede di acquisizione Elgato con i nostri prodotti e non possiamo fornire supporto tecnico per Elgato. Sostanzialmente, questo gli dice quanto cazzo sono disperati. In realtà, qualsiasi altra scheda di acquisizione va abbastanza bene. Qualsiasi cosa sia in grado di leggere dei segnali HDMI che non siano proprio super puliti e siano quei quattro segnali cacciati dalla PlayStation. Basta, dalla PlayStation 4, però, che questi sono comunque cacciati da una PlayStation. Vabbè. Quindi niente, RetroTINK a bomba è sicuramente l'approccio più economico, più pulito e a bassa latenza migliore che puoi avere, specialmente per la roba tipo Famicom,
per cui le modifiche RGB costano un botto di soldi, con quella vai tranquillo e quant'altro. Per tutto il resto, per tutto quello che è RGB, cioè l'OSC, vabbè, insomma, però lì poi si va su altre cifre, altre capacità e quant'altro. Bene, dicevamo, l'alternativa per la PS1, per renderla compatibile col mondo moderno, in realtà l'alternativa sicuramente migliore, è il PS1 Digital Kit. È questa schedina che si attacca direttamente alla... diciamo alla, al chip video della PS1, ne preleva i segnali, li processa e li fa uscire direttamente su HDMI. Tra l'altro questa è una delle più avanzate ed è una figata, perché a parte che è digital to digital, quindi prende i segnali digitali che vengono dalla PlayStation direttamente proprio dal chipino e li trasforma, ovviamente, perché ci sono scaling integrati, c'è tipo un menu interno dove poter scegliere tipo come le impostazioni e quant'altro. Si possono fare un botto di robe, è interessantissimo. Se c'è un tipo un demo su YouTube, qualcosa del genere. PS, vabbè, c'è sempre l'ottimo Modern Vintage Gamer, che ha sempre un ottimo canale. Ecco, questi sono i risultati che si possono avere sostanzialmente. Però è una mod... Ah no, questo forse... Questa è la versione HDMI di Xbox. Ah no, questa è Xbox HDMI, sembro il cazzo. Eccola qua, scusate. Vabbè, qua sta facendo vedere il composito, bla 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 bla. Fammi vedere la PlayStation 1. Eccolo qua, tipo questo è un Silent Hill che si vede col digital. Ecco, qua vedete proprio quanto è brutto il dithering, sostanzialmente. Quanto è brutto il dithering di Silent Hill su una roba che non smarmella. Poi niente, insomma, sostanzialmente questo vi permette... Ecco, vedete Metal Gear come viene. Questa è la roba interlacciata, però qua sta forzando un 240p, sta provando le varie opzioni. Ecco, questo è il menu. Cioè, praticamente è un menu interno dato solo all'upscaling. Qui sta facendo vedere che i giochi che girano con risoluzione interlacciata può scegliere... Se praticamente forzare un interlacciamento con di tipo Bob, che è lo stesso che avviene nell'OSC. Insomma, questa è la soluzione definitiva, totale, globale, se volete, diciamo, intostare a bestia con la PS1. Tra l'altro lui fa vedere pure, utilizzando un cavo di Retro Gaming Cables, credo, che puoi attaccare contemporaneamente l'uscita analogica e l'uscita digitale. Quindi magari è comodo se ci intendete, non so, streamarci a lungo, in modo che potete contemporaneamente prendere il segnale digitale per lo streaming perfetto e avere il segnale analogico per giocarci su un CRT voi, sostanzialmente. Marco Turing, figo, ma a sto punto non mi utilizzare la PS Classic Mini. Lo so, però la PS Classic Mini è un po' una monnezza, cioè diciamo che dal punto di vista, come dire, di tutte le console mini è probabilmente quella che è riuscita peggio, ma proprio in termini proprio di emulazione non è granché. A quel punto tanto vale che attacchi, cioè fai molto 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 meglio ad attaccare tipo un computerino, un Raspberry di qualche tipo al PC, perfino la Wii sostanzialmente probabilmente emula meglio del PS Classic Mini. Diciamo che di tutte le mini console è probabilmente la più limitata e quella che sicuramente non raccomando proprio per qualità di, diciamo, di emulazione e tutto. Ecco, tra l'altro qua vi fa vedere un po' con la modifica per farvi capire quanto è complessa. È una bella rottura di balle, quindi vanno messi questi cavi, queste flat che vanno attaccate, vedete, ai lati della CPU o della GPU della Play 1, che poi passano e vengono sparati su questo header. È una roba, diciamo, folle da mettere, però questi qua poi sono i risultati, sostanzialmente ce l'ho bella bella pulita, tranquilla. Se ci tenete va bene. Tra l'altro, ecco, qua fa vedere pure la differenza fra segnale digitale pulito della PS1 e il segnale, questo diciamo è il modo migliore in cui potete vederla senza fare la modifica, che è RGB SCART più OSC. E comunque c'è un po' più dello stesso flickering che vedete uguale a me, perché io sto esattamente utilizzando questo sistema in buona sostanza. Quindi niente, questo qui è il non plus ultra se volete modernizzare la PlayStation 1. Ora recupero un poco, in effetti Raspberry va da Dio, sì, ma Raspberry che gli vuoi di?
Non hanno migliorato la grafica e sta a 150 euro. Che delusione, ma dici la, la PS Classic oppure la PS Digital qui? Nel frattempo qua fa vedere un po' di come si vede. Non, il miglioramento c'è, però insomma... Dipende se ne vale la pena per 150 euro per voi. Dipende. Questa roba è follia, bellissima. No, ma stanno facendo una roba... della roba esagerata. C'è anche la versione Xbox... E c'è anche... Boh, forse RetroBigini l'ha fatta qualcosa. No, RetroBigini HDMI mai. Piuttosto, cioè, devono passare sul suo freddo, freddo cadavere, immagino. Però sì, si possono fare queste modifiche. Sono varie console a cui puoi fare questa roba. Non sono mai modifiche semplici. In effetti. Ok, allora, detto questo... Di cos'altro possiamo parlare? C'è un botto di roba di cui parlare, porca eva. Manco due serate basteranno, ma ce le faremo bastare, come diceva De Gregori. Vabbè, parliamo delle versioni e revisioni diverse. Allora, vediamo un attimo, brevemente, perché poi non c'è tantissimissimo da dire. Ci sono state, come sempre, nelle console, varie revisioni, cioè... sostanzialmente a un certo punto della catena di... però ti ho comprato qualche giorno fa una PS Vita, è colpa mia. Yeah, missione compiuta. Questo è tutto ciò che voglio nella vita, far comprare roba alla gente. Ma più che altro non per, diciamo, il ruolo capitalistico. Come dire, vi ho fatto appassionare a un fatto, sostanzialmente. Ci sta, quindi... comunque, PlayStation 1 Models, giusto velocemente, cosa c'era? Innanzitutto questa è una visione comparativa dei tre modelli principali. Prima ancora ce n'era stato uno ancora più raro con l'S Video qui, ma questo è il primo modello che è arrivato in Europa, così come in America. Già così, versioni successive ovviamente hanno tolto questi connettori e versioni ancora successive hanno tolto la porta parallela, che di fatto veniva utilizzata quasi esclusivamente dalle cose per mettere le crack, e poi in futuro anche da PS.io, che è l'accrocchio che ho io per giocare ai giochi PlayStation da SD, in buona sostanza. Quindi l'hanno rimossa perché era un poco uno spreco. Internamente in realtà cambiano, e cambiano anche tanto all'interno. Però lì le revisioni sono veramente tante. Quello che tipicamente fanno in questi casi, cioè quando vanno lì e dicono vabbè, dove possiamo ottimizzare, dove possiamo risparmiare, dove possiamo migliorare, quello che fanno è prendere, che ne so, un tempo le prime motherboard erano solo per il blocco che si occupava di leggere CD, erano tipo tre cippini separati, ognuno che faceva un pezzo diverso. Hanno preso e sono riusciti a integrare tutti e tre i cippini in un chip solo, quindi in quel modo devono pagare un chip solo, ne devono saldare uno, i costi scendono, se funziona bene è più semplice, quindi fanno questo. Una cosa importante è che le prime versioni della PlayStation, quindi quelle lì che hanno ancora i connettori giallo, bianco e rosso, non tutte, ma molte, avevano uno dei più grossi difetti della PS1, cioè era il fatto che l'alimentatore scalda. L'alimentatore della PS1 è ottimo, ma scalda. In quella versione l'alimentatore era molto vicino alle... praticamente al... come si dice? Alle rail... sostanzialmente al binario, ecco, al binario su cui scorre la lente, o comunque sulla struttura... che regge la lente, che era fatta di plastica. E questi avevano fatto questa struttura di plastica a fare una cosa che si scaldava. Quello che succedeva è che queste cose si ammollavano, e su un componente che deve essere preciso come la lente di un CD, ciaone, praticamente le prime PlayStation morivano. Però è stata una roba che è durata pochissima. Non so nemmeno se quei modelli siano arrivati in Europa. Avevano anche il lettore CD diverso, sì, perché poi quello che hanno fatto e che hanno corretto è che hanno cambiato completamente il lettore CD per rendere questo difetto come dire, meno possibile. Ciao Misago, buonasera. Quindi, però, credo che siano del tutto, come dire, diciamo, in Europa probabilmente quella versione non è nemmeno mai arrivata, sostanzialmente. Possiedo una 1200 del 96 con i tre jack composito, sei fortunello. Mo capisco molte cose. Può darsi che dentro... In generale hai sempre quel bilanciamento. Per cui c'è, la prima versione è vero, è molto figa perché c'ha questi connettori che la rende comoda. Poi tra l'altro è un lettore CD fantastico per il CD audio, perché ha un'ottima DAC. Quindi la DAC è quel chip che si occupa di tramutare segnali digitali in segnali analogici, che è quello che vuoi fare, perché stai
leggendo un lettore CD, che è dati digitali, li devi trasformare in un segnale analogico che è l'audio, aveva un'ottima DAC nelle prime versioni e quindi era anche addirittura utilizzato dagli audiofili, credo, per l'uscita. Quindi, insomma, c'è sta. Da questo punto di vista sei fortunato, dall'altro lato probabilmente c'hai magari il lettore un po' più scrauso che va in minchia dopo che si scalda un attimo. Nel caso quello che puoi fare è sostituire l'alimentatore con un alimentatore sostitutivo tipo Pico PSU, che praticamente invece non scalda, che è un alimentatore moderno, cioè perché, anche perché l'alimentatore è esterno dentro, semplicemente solo un regolatore di tensione, quindi è una bomba. Queste qui, come dire, sono state le versioni principali. Tra l'altro, nelle versioni più vecchie c'era scritto, c'erano i simbolini al posto dei pulsanti. Tipo a me c'ha I, O, più in là hanno cambiato quelle scritte. E open c'è il simbolo, il classico simbolo dell'eject, non so se avete presente. Ma le versioni successive invece avevano le scrittine sopra, ecco. Ah, questa qua sì, mi sa che è una versione successiva, qui sono le scrittine. Quindi niente, a me c'ha ancora i simbolini. O forse era al contrario, chi lo sa, lo scopriremo solo vivendi. Quindi queste erano le versioni principali. All'interno possono cambiare anche tanto, cambiano leggermente i firmware, le vecchie versioni sono anche meno, leggermente, non dico meno potenti, ma sono meno ottimizzate in alcune fighettaggini di filtri, delle texture, bla bla bla, sti gran cazzi. Non fa niente, ogni PlayStation è bella mamma sui. La cosa che dovete sapere è che sostanzialmente esistono queste tre versioni principali. Questi qua sono le primissime, le seconde sono le più comuni e le terze erano quelle là senza porta parallela, che hanno fatto verso la fine, poco prima di far uscire poi la loro unica versione, unico restyling. C'erano inoltre delle versioni particolari della PlayStation, tra cui questa qui blu, molto figa, che era la macchina di debug, diciamo la development machine che veniva utilizzata per l'Europa, era blu e l'altra, se non erro, era verde. Quindi le PlayStation di debug erano fatte così, erano molto molto belle. In più c'è forse la PlayStation più bella di tutte, che è il kit NetEarose. Il NetEarose era sostanzialmente questa PlayStation venduta in un bundle in Giappone, che era fatta per gli sviluppatori, per chi voleva iniziare a sviluppare videogiochi. Aveva componentistica particolare, credo fosse region unlocked in tutto e per tutto, costava uno scofano di soldi, e quello che si poteva fare era attaccarla a un computer, programmare sul computer e poi sparare i giochi per, diciamo, per prova all'interno della roba. E questi giochi poi potevano essere caricati, diciamo, penso sui server di Sony, ogni tanto li mettevano sulle riviste. Varia gente ha iniziato a lavorare, ad esempio sì, questo Kamiyama, eccolo qua, Fatal Fantasy and Terra Incognita developer Mitsuru Kamiyama è diventato poi il director, quindi, addirittura di Final Fantasy Crystal Chronicles, e ne ha iniziato facendo i giochini de merda sul NetEarose. Questa è un'area mistica, sì, questa qua è rarissima, è bellissima, la sogno. Tra l'altro questa qui aveva addirittura l'uscita VGA, perché era fatta per essere utilizzata con un... o sbaglio, no? Non aveva un'uscita VGA, non mi ricordo, perché mi pare che era fatta per... Allora, vediamo un attimo, costava $750. Ah no, aveva un serial cable for connecting the console to a personal computer, perfetto. The user has to provide a personal computer to write the computer code. No, allora è uguale. Tra l'altro, il programma NetEarose è stato conceived, quindi è stato pensato, ideato da Ken Kutaragi, che per anni è, diciamo, l'inventore della PlayStation, e per anni è stato a capo dell'intera divisione entertainment di PlayStation. Ecco, questa roba l'ha fatta lui. Molto interessante NetEarose, rimarrà sempre un sogno bagnato, perché costa uno sfacelo, ma ci sta. Ma le sode racchettoni ci arriveremo con calma, grazie mille, intanto benvenuto. E bellissima, bellissima assai, la NetEarose, gli vogliamo molto bene, hanno fatto un sacco di giochi orrendi e anche belli, un sacco di roba estetica che abbiamo fatto in una serata molto molto tantissimo tempo fa, qui dalla Geno Svizzera, penso più di 3 anni fa ormai, però la potete recuperare su YouTube, si chiama, se cercate Geno Bizboch NetEarose la trovate. Saremo molto più giovani, saremo molto più magri e probabilmente saremo anche molto più divertenti, però insomma andateci a dare un'occhiata.
Ultima, ma non meno importante, è la versione PS1, che è stato invece il restyle. Arrivato gli anni 2000, sostanzialmente la PS2 alle porte, fanno uscire questa versione ridotta della PS1, che è più difficile da modificare. Diciamo, c'ha sostanzialmente solo ha un alimentatore esterno, quindi loro riescono a compattarlo un po' perché mettono un alimentatore fuori, un po' perché sostanzialmente compattano tutti i robi internamente, tutti i chip, rifanno una revisione un po' più miniaturizzata, addirittura gli attacchi di memory card sono direttamente sulla motherboard e non sono su un modulo esterno. In più potevi fare questa fighettata di attaccarci questo schermino bellino ciccino LCD di cui non si vedeva niente, ma era bellissimo e lo volevo tantissimo, con le robe integrate, per cui praticamente di fatto diventava semi portatile. A me è sempre piaciuta la PS1, è molto bistrattata, è un design che mi piace, lo so, non è bello quanto è iconico quanto quello della PlayStation 1 classica con quel grigio tristezza, però è molto molto pulita, sembra quasi come se l'avesse fatta la Apple, ed è in linea con quegli anni, quindi linee più morbide. E bomba. Io sì, ce n'ho un paio. Sappiate che è un po' più una rottura di balle da modificare in quasi tutti i casi, che sia con un chip hardware o con altro. E questo è. Recupero un poco, vediamo un po'. Uno che si chiama Ken, che gli vuoi dire? È bellina, dai, è bellissima. Sì, no, ma a me piace molto. Non faccio fatica. Preferisco di gran lunga questo che il restyling della PS2 Slim, che mi ha sempre fatto cagare. Cioè la PS2 Slim non mi piace, non ci posso fare niente. È veramente, lo facciamo quella ma è più in piccolo. Ecco, questa qui ha mantenuto i tratti caratteristici della prima, come dire, reinventandoli in una versione quasi kawaii, no? Invece la PlayStation 2 era cioè la PlayStation 2 Slim era letteralmente la versione più sottile, cioè veramente lo stesso design però più brutto e però più sottile. Non mi è mai piaciuta la Slim, ma insomma, non questione di preferenze personali. Bevo l'ultimo sorso di covina e iniziamo. Anzi, continuiamo. Dei punti deboli ho già parlato, in realtà. Il lettore CD su tutto, ma questo è un grande punto debole diciamo, di qualsiasi console basata su ottica. Diciamo sul lettore ottico, quindi si rompono, si trovano lenti sostitutive, ma sostanzialmente costano talmente poco le PlayStation 1 che fate prima a trovarvi un'altra PlayStation 1. Se proprio ci tenete che la vostra, comunque sì, si possono cambiare, costano relativamente poco e il montaggio non è particolarmente complesso. Non è banale, ma non è complesso, è un'operazione, diciamo, di difficoltà intermedia. Ripeto, le prime se ne andavano al creatore facilmente per quel piccolo difetto dell'alimentatore che squagliava il tutto. E poi niente, però è una console solida, ecco. Le modifiche che si possono fare internamente, come dire, senza andare poi nelle modifiche fatte apposta, sono semplicemente la sostituzione dell'alimentatore con un alimentatore di Pico PSU fatto per PlayStation, con la scheda per PlayStation, che è sostanzialmente un alimentatore sostitutivo moderno, quindi fatto con concezione moderna. Alimentatore esterno, quindi non hai problemi, c'è solo un piccolo convertitore all'interno, quindi avete l'alimentatorone esterno con ruota del laptop, che sì, magari è un po' più scomodo, ma che rende il tutto molto più semplice, perché appunto non ci stanno condensatori, non ci stanno trasformatori dentro, e in quel modo va tutto più, è tutto molto più tranquillo proprio in termini di affidabilità e anche di temperature interne. E bomba, bomba, bomba totale nel caso. Vediamo se si trovano, tra l'altro. Pico PSU PSX. Ok, Pico PSU è tutto, eccolo qua. Pico PSU. Bam, è questa robina qui. In buona sostanza che si sostituisce completamente alla board. E fuori esce semplicemente uno spinotto con l'attacco dell'alimentatore esterno da 12 volt, che poi ci dovete mettere. E questa è una modifica che richiede veramente zero abilità. Ecco, questo è quando è montato. Questo, per far vedere un'idea, questo è l'alimentatore originale. Questi qua li trovate su eBay, si trovano lì. Questo è l'alimentatore originale, questo cessone qui. E questo invece è l'alimentatore di nuova concezione, anche se comunque la parte di trasformazione, quindi da 220 ai voltaggi interni DC che vengono utilizzati, è effettuata esternamente, quindi qua ci entra il 12 volt, e poi c'è solo un circuito di conversione che porta tutti i voltaggi dritti. Questo vi può salvare
le chiappe, ma è molto una finezza perché poi in realtà, a parte il fatto che scaldano, gli alimentatori della PSX, corna facendo, sono molto affidabili, erano fatti bene, quindi non è una roba urgente che sennò scoppia, ecco, famo a capisse, quindi ci sta, è una modifica che se vi va, o se avete rogne, o se avete timori, è una roba che costa poco e si fa subito. Vediamo un po', leggo un po', dissento, l'effetto saponetta di questo per me è molto meglio, pare un accessorio per la doccia, no, non è vero, no, e beh, sembra un po' una saponetta che è piccolina, però è ciccina, ha un design, cioè letteralmente la PlayStation 2 Slim è veramente un robo di plastichetta scemissima che scimmiotta il design monolitico della PlayStation 2 che invece è molto più grossa e quindi su quel design ci sta la bomba, quindi scimmiotta quel design, c'ha quella plastichetta, c'ha quello sportellino che si apre proprio fatto di plastichetta che sembra un attimo che si spacca, no, no, non mi piace, no, ognuno il suo, però no, non mi avrete mai. Aspettiamo che apriamo la scatola alle mie spalle, sì, però prima parliamo del modding. Parliamo del modding, aiuto, che è importante. Cosa fare oggi se volete giocare ai giochi della PlayStation senza problemi? Allora, del modding in parte abbiamo parlato della diciamo della di come funzionava le misure antipirateria di Sony. Sostanzialmente c'era una roba che verificava i settori interni per un particolare, come dire, disegno della traccia che solo Sony era in grado di fare nelle proprie fonderie di CD, ma che non potevano essere replicati da un masterizzatore normale. Leggendo questa traccia ondulata, che in realtà era al cui interno ovviamente era codificato, penso in frequenza, forse in ampiezza, il codice relativo alla regione, quindi SHEA per Sony Computer Entertainment America, SHEA per Sony Computer Entertainment in Europe, però sostanzialmente hanno sgamato che con un circuitino del cacchio, una roba tipo un PIC, vediamo un po', un PIC, quindi un piccolo processore programmabile, PIC Sony Mod, non so, PIC PSX Mod, Madonna santa, che è sta bordello? No, voglio PSX Mod. Vabbè, comunque MM3 Mod, Gesù. Oh, mamma santa, erano questi cippini. Eccolo qua. Erano questi cippini piccolini sostanzialmente, che sono dei PIC, cioè sono dei processori programmabili, si mettevano sul socchettino suo, qualcuno aveva scritto il codice per bypassare la cosa, si piazzavano lì tranquillamente, si saldavano in 2-3 punti in maniera anche piuttosto relativamente banale e faceva sostanzialmente da man in the middle fra il lettore CD e la CPU, quindi la CPU diceva oh ma il gioco è vero, e il lettore rispondeva no, il gioco è falso, questo si metteva in mezzo e quello diceva oh ma il gioco è vero, quello diceva il gioco è falso, invece lui gli trasmetteva e gli faceva no no è vero, è sempre vero, non ti preoccupa, tutto a posto fra, quindi questa era l'idea del mod chip, interferiva all'interno della comunicazione fra il lettore CD che leggeva questo wobble groove, così si chiamava, questo solco zigrinato tra virgolette del CD, tal che, come dire, era presente solo nei giochi originali, si piazzava al centro di questa comunicazione e rompeva le balle. Grazie Mazzint per il follow, grazie mille. Nel corso degli anni sono uscite varie modifiche, sempre basate sullo stesso principio, quindi se oggi volete prendere una PlayStation e modificarla, ci sono questi cippini, costano nulla, costano un euro, poi vanno programmati, si trovano anche già programmati per poco... poco più, quindi si trovano. I più famosi sono l'MM3 e poi c'è il One Chip. Allora, facciamo così: PSX Mod Chip. Ecco qua. Allora, ci sono, diciamo, eccoli qua, perfetto. L'MM3, che è quello che vi ho fatto vedere io, che sostanzialmente è la continuazione della vecchia era di mod basate su su PIC programmabile, dipende ovviamente a seconda delle varie versioni, servono le robe, hanno ognuno i propri vantaggi e svantaggi. Vi lascio questa pagina che sembra molto ben fatta, si chiama quaid.co, vi metto il link in chat nel caso ve la salvate, poi tra l'altro compare anche a schermo
per gli amici di YouTube. Quindi l'M3, c'è la Mayumi, che pure è molto famosa, che è circa la stessa roba, è molto simile. E poi ci sono altri due più particolari: il One Chip, che serve per le PS1, quindi per le versioni aggiornate, perché queste qui avevano una protezione per il CD ancora più avanzata, quindi non bastava il classico 12C, eccolo là, 12C508A, il PIC normale, o forse è lo stesso ma serve una programmazione diversa. E infine c'è ancora un approccio ancora più hobbistico, che è la PSNi, che invece si basa sull'Arduino. Aspettate, PXMod chip Arduino. Quindi addirittura potete programmare PSNi, eccola qua, un open source stealth. Si è sminchiato tutto GitHub, vediamo un attimo, ecco qua. PSNi, questa è basata addirittura su Arduino, potete metterci tipo un Arduino 1, roba del genere, e fa tutto quello che deve fare. Tra l'altro lo fa anche molto bene, perché questa poi ovviamente ha funzioni più avanzate, è stealth, perché quello che non sa, quello di cui non ho detto l'altra volta, è che quando uscirono i mod chip, che facevano? Avevano un difetto, cioè sfruttavano una roba che non doveva essere lì. Ve spiego. Ho detto che il mod chip sostanzialmente faceva da tramite fra la CPU, che voleva capire se il disco nel lettore era pezzotto, e il lettore CD. Quindi si metteva in mezzo, e quello che faceva era sempre dire il codice della regione della console stessa. Facciamo un esempio: console PAL, quindi il codice SCEE, perché Sony Computer Entertainment of Europe. Perfetto. Quello che faceva il mod chip di una PlayStation PAL è dire alla CPU sempre, quello gli chiedeva com'è il disco, e quello faceva SHE, quello faceva com'è il disco, quello faceva SHE, sempre, in ogni occasione. Il problema è che, come dire, questa era una roba a cui il lettore CD rispondeva solo in fase di boot. Quindi se tu glielo chiedevi in fase di boot, quindi mettevi il CD, lui, la CPU, diceva ok, c'è il CD, sì, che codice ha? E lui dice SHE, esatto, su SHE, come mo ci vuole, come Embegger, Raffa, Pippo Frango, su SHE. Quindi in fase di boot lui gli diceva c'è il disco? Sì, che disco è? È un disco SHE. Allora bomba, vai. Però se la CPU interrogava successivamente il lettore CD dopo il boot, questo non rispondeva, perché dice voglio, il boot è passato, quando me lo dovevi chiedere me l'hai chiesto. Quindi non gli rispondeva sostanzialmente, perché era una funzione che nel controller del lettore CD si attivava solo al boot, solo in partenza, perché solo gli serviva. Però quindi diciamo in una PlayStation non modificata, quello che succedeva era che se la CPU chiedeva questo codice durante il boot, questo rispondeva. Ma se lo chiedeva durante un gioco, l'esecuzione di un programma, il CD-ROM, il controllo del CD-ROM non rispondeva, perché non era nella fase giusta. In buona sostanza era una roba che si attivava solo al boot. Invece il mod chip, come un fesso, i primi mod chip, quello che facevano era rispondere sempre SHE. Tu glielo chiedevi 3 ore dopo, lui faceva SHE sempre, perché quello solo una cosa faceva, era un disco rotto che diceva SHE alla CPU, in buona sostanza. Questo era il PIC. E quindi questo era un modo che avevano gli sviluppatori per capire se la PlayStation era modificata. In Spyro, The Year of the Dragon, che credo sia Spyro 2 o Spyro 3, non mi ricordo, c'era una protezione complicatissima che in parte si basava su questo. Cioè lui a un certo punto più avanti nel gioco, quello che faceva era reinterrogare reinterrogare il chip della modifica per vedere se rispondeva. Se rispondeva SHE, vuol dire che c'era una modifica, perché non doveva rispondere paradossalmente. Quindi lo utilizzavano per attivare tutta una serie di modifiche bellissime. Vi invito a guardare questo video stupendo. Sarebbe bello spiegarlo, guardarlo insieme e spiegarlo. Però ecco qua, questo è un ragazzo molto forte, si chiama Tech Rules. Vi metto il link in chat ancora una volta. E il video si chiama Spyro e had one of the coolest antivirus measure ever, in cui racconta questa storia qui, in buona sostanza, ed è molto molto interessante. Fa vedere esattamente, cioè, come implica, come, ecco qua, sta spiegando la roba che ho detto io prima, sostanzialmente. Fa vedere quanto praticamente questa cosa ha fatto dannare i cracker per mesi, perché
avevano messo tutta una serie di controlli incrociati per non farlo craccare. In effetti è durato qualche mese, abbastanza da fargli fare sostanzialmente i diciamo pezzottoni, farsi fare i soldi loro sul gioco e poi far fare i pezzottoni dopo qualche mese, dopo quanto non, quando poi diciamo il grosso delle vendite era fatto. Esatto, esattamente, Crash, tutto così, tutto il tempo. Tipo Schwarzenegger in atto di forza. 2 settimane. Cos'è? 2 settimane. Ah sì, 2 settimane. Esattamente. Così, sempre così. FIFA 99 succedeva quando usciva il pallone. Il gioco non riprendeva mai. Pensa. Ecco, vedi, c'erano questi controlli. Dopo un po' cominciarono a uscire i mod chip stealth, in cui questa roba praticamente lui capiva che il boot era finito e dopo un po' non rispondeva esattamente come un lettore CD. Quindi capirono questa cosa e cominciarono a fare le modifiche. Oppure craccavi il gioco e facevi prima. Quindi c'era la gente che faceva uscire le versioni craccate in cui non c'era il check, e via. E via. Ok, questo è un po' il settore, diciamo, modding all'epoca. Cioè modding, volerlo fare come all'epoca, quindi col cippino. Invece se ora, al giorno d'oggi, vuoi fare una modifica più complessa, hai sostanzialmente 3 soluzioni. È molto ricco il mondo delle soluzioni modding per PlayStation 1. Cominciamo con la mia roba, quella che ho io, la PSIO. La PSIO è la più vecchia delle 3 soluzioni, è quella che è sul mercato da più tempo e si basa sostanzialmente su un chip interno che si installa. È una mod molto complessa da installare, non complessa quanto la PS1 Digital, ma richiede comunque di tagliare piste, saldare punti molto piccoli e a seconda della revisione della PlayStation che avete può essere molto diversa. Quindi ci vuole un chip interno innanzitutto, che però sta lì, rimane fermo e nessuno muove, e poi esternamente c'è questa piccola cartuccina che monta su un lettore di schede SD, quindi possono caricare le ISO internamente. Questa si attacca alla porta parallela sul retro, quella lì che poi dopo un po' hanno rimosso, quindi inutile dirvi, non è compatibile con le PlayStation che non hanno una porta parallela. Si attacca sul retro tranquilla, si fa partire e aspettate, vediamo se tra l'altro no, OSSI, anzi non è colpa di Elgato merda che come sempre decide di non far vedere una sminchia. Aspettato. Ma tanto crasha come l'altra sera. L'altra sera è crashato, eh. Quindi se crasho, sappiatelo. Urlate anche voi Elgato merda. Se la mangia proprio, non ho deciso stasera di fare così. Vabbè, mo entro un attimo nel menu, lo faccio entrare nel menu così non ci sono altri cambi di risoluzione e vi faccio vedere come funziona. Ecco qua. Allora, fatemi fare i miei soliti magheggi con il gato, sperando non crashi tutto. Dagli al gato. Ok, ci sta. Benissimo, si vede. Ecco qua, quello è un effetto. Quello sopra è un effetto sminchio che ho messo io per fare lo sborone. Non questo, ma questo devo disattivare. Ecco qua. E quello che permette di fare è praticamente di avere questo menu. Il gatto ha rotto il gazzo, sì, in effetti sì. Avere questo menu con tutti, cioè con poi i giochi che tu metti sulla SD, te li ritrovi qui. Si possono far partire tranquillamente. Ci sono molte opzioni, video mode, puoi completamente, diciamo, modificare un botto di roba a livello proprio di opzioni di sistema. Ovviamente questo effettua anche una modifica per cui partono anche i CD di regioni diverse, automaticamente integra anche la modifica del lettore CD. E poi niente, li legge da SD, è comodissimo, è un po' più veloce, ma non molto più veloce di un lettore CD. E non costa tanto, ha semplicemente una modifica, tra l'altro c'ha pure le musiche tamarre sotto. Ecco, non so se le sentite. E attenzione, 2XAA ci sta facendo un raid, grazie mille. Ehi, 2XAA, hello and Radio Last Floor. Hello, should I speak in
in Italian or English? Hello everyone, welcome. Ciao, 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 guaglioni e guaglione. I'm sorry. How is it going, guys? I'm sorry, I don't know whether to speak in Italian or English with you to thank you, but in any case, I'll say it in Italian. Grazie, grazie, grazie. E I'll speak in English, so thank you, to everyone. Because I've seen Gwen, and Gwen is a god for me, man. I mean, I don't know, it's an honor to have you here. Hello there, hi. Coveting your PSIO. I mean, I was just like, these are, on Monday, I try to do, let's say, some retrospective on old hardware. And the last two episodes have been on the PS1, and now we, like, explaining all the nook and cranny, you know, of every single corner of the hardware, more or less. I'm trying to, like, going and showing people how to use them, this stuff, best, you know, nowadays. PSIO, PS1 Digital, X-Station mode, we're going there. Ciao, ciao, Gwen, ciao, Gwen. Love you, man. You don't know me, but I do know you, and I love what you do. Also, I heard you're my colleague, and you actually work with FPGA. I mean, that's great to have. So, thank you very much. Grazie mille, depending on where you come from. We got two raids. Thank you for the shouts to the moderator. And I'll go back, if there's some English people, I'll go back to speaking in Italian for most of my, you know, audience. Thanks again. But in any case, we're an English-friendly channel, so feel free to write, ask question in English, and I'll try to reply. Thanks a lot. Scusate amici, un po' ringraziato fatti, non ho capito bene se in italiano o in inglese. Io però nel dubbio ho ringraziato tutti in un modo o nell'altro. Ho visto Gwen, ho detto, beh, sarà un raid esterno. E grazie, grazie mille a tutti. Dunque, PSIO è questa roba qui, quindi è molto figa, funziona molto bene. In realtà non si parla benissimo online di PSIO, però in realtà io non mi sono mai trovato male, sostanzialmente, perché non ho mai avuto i problemi che la gente pensa di avere. È una roba, io mi trovo molto bene. Tra l'altro costa... quanto costa? Costa un centello? Non costa tantissimissimo, il guaio è più che altro farla. Allora, costa $150, che però non so quanto sono. Ausd... beh, sono 100 franchi svizzeri, mi dice. Quindi costa un centello, sì. Costa un 100 euro, più o meno. Poco più di 100 euro. E questo è veramente la bomba. Cioè, quindi sostanzialmente permette di... eccolo là, subito l'australiano, il Gerva, che si butta. Però che ne so, l'altra volta abbiamo fatto vedere Clonoa, che sta qui. Mo' lo possiamo far partire da qui. Lo attacchi, è un hardware che attacchi alla parallela, non alla seriale. La seriale serviva praticamente solo a Matsuya! Grazie mille per il raid, benvenute e benvenuti a tutti. Ciao, stiamo... serata di raid stasera, un sacco di raid. Grazie mille per il follow. Stiamo facendo una serata dedicata alla PlayStation in particolare. Stiamo utilizzando una PlayStation vera. Una vera PlayStation 1 in real hardware, con vari accrocchi attaccati. Questo in particolare è la PSIO, che è questo sistema che permette di sostanzialmente caricare i giochi della PlayStation direttamente da una SD attaccata alla porta parallela. Ho mostrato pure prima un po' come funziona. Grazie per il follow, Matsuya. Ho mostrato un po' quel sito da cui potete trovare questa PSIO. Non costa poco, non è una modifica semplice, ma dà un botto di soddisfazioni. Devo dire la verità, funziona bene. Ci sono altre alternative, se magari volete una modifica un po' più semplice e spendere qualcosina in meno. Però, però sì, insomma, secondo me la PSIO è un'ottima opzione, anche perché è l'unica opzione al momento che non richiede di togliere il drive. Quindi, utilizzando la porta parallela, sostanzialmente puoi lasciare il drive com'è, quindi io posso giocare ai giochi che ho nello scatolone fabbricone tranquillamente. E
diciamo, come Keno telefona a Pregianza. Non so, io non voglio bene a Pregianza, ma non ho il numero di telefono. Ci ho avuto a che fare una volta alla Twitch, con è stato molto gentile. Abbiamo condiviso un tassi a Berlino. È stato molto bello, però non ho il numero di telefono, non posso chiamarlo, però riferirò, grazie Frison, grazie. 110 no, 110 e poi te la monti tu e zitto, o te la fai montare da qualcuno purtroppo, quindi quello è il guaio. 110 euro la PlayStation 1 Classic, 150, ma stiamo scherzando? Lo so, lo so, lo so. Voilà che roba, Blallo. Lo streaming è stato ispiratorio, appena risolto il problema del filtro M8 sul GBA SP, ha aggiunto la ricarica via USB-C nel mentre. Fantastico. Ciao Mitz, buonanotte. Buonanotte a te, grazie mille per essere stato qui. Ci trovi sempre qui, di lunedì prossimo faremo un'altra roba. Sicuramente. Ciao ciao ciao, un abbraccio. Quindi niente, questa è PSIO, funziona una bomba. Boh, proviamo una roba a casaccio così. Boh, Gunner 7 per titolo di lancio per PlayStation 1 in Giappone sostanzialmente. Qua non ci ho messo la copertina, ti dai i dettagli, tipo ti dice boh, roba per fighetti, libcrypt, quindi se c'è roba che deve fare. E poi parte sostanzialmente, parte pulito, tranquillo, leggendo da SD. Tra l'altro ha un indicatore esterno con la lucetta che fa vedere quando sta caricando, che è molto comodo perché almeno sai che non è morto. Per chi volesse fare sviluppo su PlayStation 1, addirittura presente una porta di debug sulla PSIO che permette, diciamo, di attaccare con un cavo micro USB al computer, che permette sostanzialmente di effettuare il debug diretto dei programmi, o almeno di una parte dei programmi, sul computer. Speedrun di Alundra, un gioco corto, dai, se ciao, ciao. Devo ancora far vedere lo scatolone fabbricone, devo ancora far vedere il Pocket Station, amici. Come vola il tempo quando si parla a vanvera di cose a caso. Ok, detto questo, invece le alternative a PSIO, io qua vi lascio un poco di roba. Le alternative a PlayStation IO al momento sono altre due. Questa è stata la prima soluzione, LeakStation è questa qui, ve la faccio vedere. Aspettate un attimo, lascio la musica di Gunner 7 sotto per ora, tanto ci sta bene. Eccola qui, questa invece è una modifica interna, questa rientra a pieno titolo nei cosiddetti ODE, cioè Optical Drive Emulator. Sono tutti quei dispositivi volti a emulare un drive, quindi che replicano sostanzialmente il comportamento del disco ottico, sostanzialmente lo fanno a modo loro, cioè lo fanno, come dire, con una roba uno a uno, e si sostituiscono appunto al lettore ottico, ma in realtà internamente poi hanno dei chip che caricano le ISO sostanzialmente da SD. Questa LeakStation costa un po' meno, 90 franchi, ma richiede una modifica interna. Non so quanto complessa, su questo non vi so dire, ma non credo complessissima in tutta sincerità. Install video, vediamo un po', qua c'è un install video. Ah vabbè, fatto dal buon Voltar. Questo è uno dei più bravi a fare le mod, non lo sopporto perché ha un'indole da sbruffone americano, però devo dire la verità, è molto bravo, cioè nel senso le sue guide le uso. Aspetta, no, questa però è la PS1 Digital. Vabbè, qua sta facendo vedere. Guardate che rottura di balle fare la PS1 Digital. E questa invece è LeakStation. Vediamo un po' quanto è complessa. Ah, pure qui vanno saldati i fatti, quindi non banalissima anche questa, in effetti. Vanno alzati i pin, non banale. Pasticcione. Le mod si fanno in canotta, sì, no, io apprezzo che lo fa in canotta. Beh, lì è anche un poco fissatone, che fa vedere, sai, che è figo, che magari è un bel uaglione. Però, non lo so, no, non mi è simpatico, capitano, le persone non sono simpatiche, è un po' sbruffone. Però, devo dire la verità, è molto bravo, quindi cioè, come fonte è sempre ottima e dice cose giuste. Balle non ne dice, non mi sta molto simpatico, ma va bene così, sostanzialmente. Sì, anche questa comunque è una mod complessina da fare, LeakStation. Credevo fosse più semplice, sai. Invece pure LeakStation si piange. Bene. Però questa costa relativamente poco e si fa. Sostanzialmente con un po' di pazienza si fa. Se vado fuori tema, sto tocchiando un Neo Geo. C'è uno con una PCB grossa e uno con una PCB molto più piccola. Mi sa che indica la differenza, Cucco, ma dici un MVS? Sostanzialmente. Letteralmente il Terry Davis dei modder. Giustissimo, se solo non sapessi cos'è
Chi è Terry Davis? Scusatemi. Vuol dire, quando si deve caricare un'altra parte della mappa, per esempio, si carica velocemente, immagino. Sì, Gesce, sì, si... Non so quanto sia più veloce, sicuramente è molto più coerente, perché comunque legge sempre correttamente, a differenza di un CD che a volte andava a minchia. Però ci sta. È bravo da fare schifo. Ah, il tizio che ha scritto Temple OS. Ah, porca troia. No, non è fissato così. Lui è solo... Voltaire è bravissimo, è solo un po' vanitoso. È solo un po' quel classico sbruffone americano e fa, ma ammazza quanto so figo, ammazza quanto so forte. Però effettivamente è molto forte, cioè, nel senso, gli vuoi dire, solo che è una roba che mi dà molto fastidio a pelle. No, quello è pazzo, questo non è pazzo, questo è una brava persona, Voltaire è un bravo guaglione, figurati. È solo, come dire, un fatto di carattere. Lo dico sempre, ma non gli voglio molto bene, gli devo tanto perché ho imparato un sacco di fatti grazie a lui. È solo, quelle robe così, come io non sto simpatico a tanta gente, anche lui non sta simpatico a tanta gente, fra cui sono io, però non gli vogliate male, non ho fatto dissing, bravo, gli voglio bene. E quant'altro. L'ultima soluzione, infine, è il mode di Terra Onion. Soluzione... Ah no, questo ho messo un robo di Thingiverse. Terra Onion mode. Soluzione che è compatibile con anche il Dreamcast e il Saturn. Cioè, lo stesso cippino lo potete fare anche per il Dreamcast e il Saturn. Non funzionava, scusami, il mode non funzionava pure per PS1. Ma sto dicendo una cazzata. Terra Onion mode PS... Forse ancora deve uscire il supporto. Ah no, ok, ti vendono l'install kit a parte. Ok, sì, quindi c'ha praticamente questa specie di robo che comunque va montato. Il mode costa uno sfacelo, perché sono questi cattivoni di Terra Onion che hanno la loro roba molto buona, ma che costa uno sfacelo, e poi hanno questo fatto che devi importare da Andorra e quindi praticamente poi ci paghi un botto di tasse sopra, e insomma non il massimo, devo dire la verità, però c'è questa possibilità. Tra l'altro il mode funziona molto bene, non gli si può dire niente, costa solo uno sfacelo, fanno un po' gli stronzi con le tasse. E io un po' per partito preso non ci compro, però insomma niente, esiste, è qua, funziona bene. E il mod, lo stesso, il modulo base, si può utilizzare anche volendo, lo potete staccare e utilizzarlo sul Dreamcast o sul Saturn sostanzialmente. Sì, possiede un po' parte dell'indole americano medio, esattamente, mi sa, con niente di più, niente di meno, gli voglio bene, insomma, per il resto. Sì, MVS. Una diciamo che è della misura dello slot e l'altra spunta un bel po'. Sono revisioni diverse, dovresti un attimo... Non sono espertone, però se cerchi banalmente MVS Revision, vedi un attimo qual è la tua revisione e vedi cosa c'è. E vedi se ci sono cose particolari da sapere su quella revisione. Probabilmente, che ne so, ti mancherà su una, magari non c'è, se non erro, alcune non avevano lo stereo, non sono uscita mono. Ci sarà qualcosa del genere, però non ti so dire. Se hai presente, se hai delle foto delle revisioni, confrontane online con le robe presenti e vedi un poco cosa va meglio per i tuoi scopi. Quindi questa è sostanzialmente l'ultima, un altro tipo di modifica che si può fare internamente. Il mode, francamente, non particolarmente consigliato per il costo. A quel punto prendete la PS1, la X-Station, che è ottima, anche se comunque è un'installazione rognosa. O se siete interessati a preservare il vostro drive, la PSIO, che è quella che ho io, che ha comunque un'installazione rognosa, ma è esterna, quindi poi staccandola quella torna praticamente una PlayStation normale, che è comunque una roba che può essere fatta. Invece parliamo del soft modding. Il soft modding è una cosa nuovissima, perché per anni ovviamente c'era il cippino, la PlayStation ha un BIOS, ma non è semplicissimo accedere al BIOS per modificare qualcosa internamente, non si conosce così bene. Però negli ultimi tempi sono uscite due robe molto fighe. La prima è il Tony Hawk's. Il Tony Hawk's è uscito prima ed è un hacking basato su Tony Hawk, manca a farlo apposta. In buona sostanza quello che si fa è caricare un... faccio vedere il video, eccolo qua. Caricare un salvataggio particolare sulla memory card della PlayStation 1 che è corrotto sostanzialmente. Musica un po' altina, la abbasso, Darien, grazie. Il guaio è che, come sempre, qua la musica varia un po' di volume. E attenzione, ma è la serata dei raid. Giappone Milano, grazie mille per il raid, amiche ed amici di Giappone Milano. Ciao Ivan, ciao Paco.
Ciao a tutti. Grazie, grazie ancora. A proposito di Giappone, stiamo parlando di PlayStation 1 e di come pezzottarla al meglio al giorno d'oggi. E proprio ora stiamo entrando nel vivo della spiegazione del Tony Hawk's, cioè questo hack che si basa su Tony Hawk. Avete bisogno di una copia di, penso, Tony Hawk 2, 3, una roba del genere. Uno di questi. Si può caricare praticamente un salvataggio craccato all'interno della memory card, potenzialmente o tramite un lettore di memory card o tramite una PlayStation 2. Si fa partire, non so se avete visto, si fa partire Tony Hawk Skater 3, ecco qua, si fa caricare il salvataggio corrotto e parte questa modalità in cui poi la PlayStation è di fatto region free ed è possibile diciamo far girare giochi craccati, giochi di altre regioni, il tutto senza toccarla internamente. L'unico guai è che ogni volta va fatto partire Tony Hawk, va fatto caricare il salvataggio e va fatto tutto questo casino. Però è stato un ottimo punto di partenza, anche perché è una roba che è uscita, secondo me, ma scarsa un mese fa, sostanzialmente. Niente, mi tengo la PS1 con il cippo vecchio e mi gioco il Red Hype Delta su CRT da Raspi collegato in composito. Ma figurati, ma se recuperi comunque una PS1, ci fai una modifica interna da due soldi, sei a bomba. Cioè, dici addio al Rasberro e stai tranquillo, roba bello con la PlayStation, ma che te frega. Però, finché c'è il Rasberro, va bene il Rasberro. Quindi questa è una è stata una scoperta molto figa che è avvenuta negli ultimi anni, sostanzialmente, ed è molto interessante, però che ha avuto sviluppi ancora più interessanti, perché poi in parte, grazie a questo lavoro, non ho ancora ben capito se in maniera simile, in maniera indipendente, poi ricollegandosi, oppure se in maniera del tutto separata, è uscita questa, la FreePSX PSX Boot, che è una roba proprio di qualche giorno fa. Sostanzialmente, ecco, la versione 1.0 è uscita ieri, per farvi capire l'ultima release. Cosa fa? Praticamente questa è una bomba, perché sfrutta un bug delle memory card, del lettore di memory card della PlayStation 1, per praticamente far girare Unirom. Unirom è sostanzialmente un BIOS, diciamo, generico, fatto praticamente col menu del Commodore 64, bellissimo. È un menu, è un BIOS generico che serve soprattutto a far sostanzialmente andare i giochi bypassando il protezione regionale e i giochi, diciamo, masterizzati. Prima questo, quello che si faceva era caricarlo all'interno di quelle scocche tipo PSIO, però quello là del Game Shark, ok? Quello che si faceva è che tu prendevi una PlayStation modificata, uno modificata, oppure facevi il disk swap, quella roba con cui scambiavi il disco al volo così, e su queste, diciamo, robe dell'action replay all'interno c'è comunque un qualche tipo di flash memory, insomma, che tu potevi modificare. Quello che si faceva è che tu facevi partire sto GD, attaccavi sta roba e all'interno ci caricavi Unirom, che era questa sorta di BIOS che permetteva di fare tutta una serie di magheggi. Ora invece l'hanno reso molto più figo, perché non hai manco bisogno dell'accrocchio esterno per far andare questa roba e per caricarlo, perché ti basta sacrificare una memory card, perché l'unica cosa è che quella memory card, diciamo, sono, come dire, quella memory card che utilizzi per fare questa roba è potenzialmente sacrificata per sempre a questa roba, ecco. Quindi, però, inserendo la memory card, ovviamente scritta in maniera opportuna tramite una PS2 o un Memcarduino, che è una roba, un Arduino che permette di scrivere la memory card, molto più semplicemente lo fate con una PlayStation 2, la roba più semplice, o utilizzando altri vari tipi di software, prendete l'immagine di questa memory card, la piazzate all'interno della memory card, la inserite all'avvio e questa va. Vi vorrei far vedere un video perché è veramente una bomba. Vediamo un attimo, questo qui, 3 giorni fa. Un slim model, questo addirittura è un slim. Vabbè, sì, ho capito, ma questo lo fa con l'emulatore, ma sei veramente una bestia. Ecco, vediamo questo video di Luis Ganso, che mi sembra molto ganso. Allora, lui fa partire il gioco, va tutto a posto, poi mette la memory card pezzotta, lo fa partire con il tray aperto, lui fa i suoi fatti. Come entra nel menu le memory card? La PlayStation si pianta, esce questa schermata arancione, ecco che sta facendo il coglione con lo zoom, vuol dire che l'hack sta andando bene, e dopo una decina, ventina di secondi, sì, ho capito, hai rotto anche il cazzo,
Dopo una decina, ventina di secondi, esce l'Unirom. Boom. E a questo punto veramente potete far partire il CD che volete. In questo caso sto facendo partire tipo un CD non region, cioè probabilmente region locked. Vedete lì l'Unibios è... L'Unirom è figo perché c'ha questa interfaccia tipo Commodore, quindi fa tipo load, load star 8, press play on tape e balle varie. E il gioco va. Quindi ovviamente la PlayStation 1 dopo tanti anni è stata aperta totalmente così, a partire da una memory card che va sacrificata in buona sostanza alla causa. Io non ho provato perché al momento non mi interessa, ma proverò. Quindi sappiatelo, sappiate che esiste questa roba. Free PSX boot, guardate, lo scrivo pure in chat, anzi metto direttamente il link al GitHub. Seguite per bene le istruzioni. Una roba veramente letteralmente uscita nella sua forma definitiva ieri, dopo un proof of concept settimana scorsa. Tra l'altro ci stanno continuando a lavorare, perché vedo c'è un commit 18 minuti fa, quindi vuol dire sì, stanno cambiando, si sta aggiornando il readme in buona sostanza. Quindi ci sta ancora lavorando, è ancora un po' instabile, ma sappiate che c'è e ci sta ed è una bomba. Quindi bam. E questa è la situazione, diciamo, del più o meno di come poter utilizzare la Play al giorno d'oggi. Quindi sappiate che c'è anche questa carta che secondo me è molto forte, che nel giro dei prossimi anni diventerà de facto la soft mod per PSX. L'unica cosa è che una volta che ci hai scritto questa memory card corrotta, almeno a leggere le istruzioni loro non ti garantiscono che la riavrai indietro. Quindi insomma, l'unica cosa è quella, che probabilmente ci si sacrifica una banale memory card, magari pure una pezzotta che deve c'è. Va bene. Allora, detto questo, diciamo che abbiamo detto più o meno tutto quello che volevo dire su Play. Sono le 11:30. Io mi piacerebbe tantissimo. Sì, la migliore emu PS1 te la dà la Pandora. C'è ciaone, c'è. Mamma mia. Ci stai consegnando di investire i nostri danni in memory card? Vabbè, la memory card PlayStation 1 ce l'avete buttate così e va bene. Insomma, si trovano, dai. E mi dispiace solo perché volevo farvi vedere la Pocket Station, che dei tanti accessori che all'epoca Sony aveva fatto uscire, la Pocket Station rimane comunque la mia preferita. Mezza schermo, mezza memory card con i pulsantini, era orologio, cioè aveva funzioni tipo sveglia, cazzate del genere. Di fatto era veramente una memory card che si apriva così, si poteva inserire. Aveva cosa infrarossi, dai, per poter comunicare con altre Pocket Station, e poteva essere utilizzata come una normale memory card, oppure alcuni giochi la supportavano per scaricare giochi al loro interno. In questo caso io ho fatto, vi posso far vedere il giochino per Pocket Station di Ray Crisis che ho qui. Tra l'altro non lo posso far vedere, ecco, ce l'ho nello scatolone fabbricone. Eccolo qua. Ray Crisis, bam, per PlayStation 1, comprato per 1500 yen, quindi comunque 12 euro sostanzialmente, in Giappone, al suo interno. Quindi titolo shmup leggendario di Taito, che è il secondo, il terzo, o Raystorm è il terzo, forse, non mi ricordo mai. Vabbè, comunque secondo o terzo titolo della serie dei Ray, che sono Ray Force, Ray Cazzo e Ray, e come grazie, grazie e grazie al cazzo sostanzialmente, i tre Raystorm, mi scordo sempre come si chiamano. Niente, questo qui integra al proprio interno una, esatto, Tamayo Kawamoto. Ma tra l'altro Luke McQueen, ora sentirai Tamayo Kawamoto suonato da una Pocket Station, perché Ray Crisis, a differenza di Ray Storm, che è il secondo, se mi ricordo bene, e Ray Force, che era il primo, ha addirittura il giochino per Pocket Station. Quindi la cosa che ho fatto oggi è Ray Charles, certo. Grazie Misago, ecco qua, sono arrivate le robe, le, come dire, le... l'aiuto da casa, i consigli. Ray Crisis c'aveva, a parte guardate questo,
Non so se si vede, l'LCD ha in trasparenza il simbolo PlayStation. Cioè, quello schermino del cacchio, quando tu lo vedi, a parte che c'ha questa bombatina bellina, fantastica, ma poi se vedete ha tipo in, non so, un effetto strano sui cristalli di quindi c'ha il simbolo PlayStation, in buona sostanza. Dammelo, devi sta calmo, bicci, ce l'ho tutte e due per PlayStation. In Giappone stanno 10 euro, ma in Giappone. Ecco. Oggi pomeriggio ho scaricato dal Ray Crisis giapponese, l'americano non va bene, solo i giochi, un solo gioco americano aveva il supporto per la Pocket Station, ed era Final Fantasy VIII, che aveva Chocobo World, ed era molto carino. Infatti è l'unico che avevo visto, che avevo un amico che aveva la Pocket Station, un amico un po' più ricco che aveva la Pocket Station e mi ha prestato di Final Fantasy per PC, pensate, era talmente fighetto che si era comprato di Final Fantasy per PC, però aveva anche la Pocket Station, che tanto di Final Fantasy, poi li aveva rigiocati su PC, che ce l'aveva già su PlayStation, e c'aveva Chocobo World sulla Pocket Station. Io però ho fatto una roba un po' più fighetta. Nella versione giapponese di Ray Crisis c'è un minigioco di Ray Crisis. Eccolo qua, che ora proverò a giocare al contrario. Guardate là il logo Taito. Lo sto tenendo tipo un'ostia. Hai sentito Tamayo Kawamoto di una Pocket Station? Ecco, e c'è questo minigioco che si chiama Ray Pocket Ray, credo. Ray Pocket, che sostanzialmente, vero? Sostanzialmente ti permette di fare tipo un... è un gioco lock-on, in cui devi lockare i nemici e premere insieme. Ecco qua, tipo, tu comandi il lock-on, quindi devi passare sopra i nemici. Quando li hai presi tutti i premi, boom, fa destroyed, non ti fa nemmeno un'animazione. Boom, 63 punti. Qua ce ne sono un botto e non riusciamo mai a prenderli tutti. Ogni nemico che esce dalla schermata prendi danno. Mo ci sto giocando al contrario, è un casino. Ma in realtà il giochino è carino, diciamo, vuole replicare un poco Raystorm sul coso. È veramente impossibile così. E niente, un cazzo game over. Ma la campacco per quando devi smanettare non ce l'ho a portata di mano. In effetti sì, però non ce l'ho a portata di mano su OBS, in effetti. Posso... non so se si vede... secondo me non si vede bene lo stesso. Vediamo un attimo. No. E non la prende. Perché non la prende? Niente, non la prende. Aio, scusate, abbiate pazienza. Non, purtroppo non va. Non avevo previsto tutto ciò. E... però, insomma... era un'epoca in cui Sony un po' più ci provava. Ognuno di questi giochi, tra l'altro, ho sgamato che tutto questo giochino di Raystorm, di Ray Crisis, di Pocket Ray, occupa l'intera memory card della Pocket Station. Vi posso far vedere, forse, che... allora, se stacco la PSIO e la faccio partire normalmente con dentro la memory card Pocket Station inserita... so che non mi vedete, ma mi senti? Attenzione! Fortnite Mile! Grazie mille per il raid! Grazie, grazie, grazie e benvenuti amiche ed amici di Fortnite Mile! Buonasera, siamo quasi in chiusura della serata dedicata... la seconda serata dedicata alla PlayStation 1. Stavo giusto mostrando un po' come funziona la Pocket Station. Eccola qua! Vi posso far vedere che la Pocket Station viene vista... dalla PS1 come una normalissima memory card. E potete vedere che tutti gli slot, quindi questo è il salvataggio di Ray Crisis effettivamente, e il resto è tutto Pocket Ray. Quindi si ciucciava sostanzialmente un'intera memory card ogni gioco. Ma dipende un poco dal, diciamo, dal giochino che ci caricavi. Questo è particolarmente grande, penso che il 90% sia occupato dal sample di Penetration di Tamayo o Kawamoto. Però, come dire, era un po' limitata. Ci potevi caricare un tot di giochi. Però la roba figa è che di fatto i giochi sono salvataggi, quindi si può facilmente trasferirli tipo da PlayStation 2, anche se non avevi accesso al gioco originale. Poi molta di questa roba è in giapponese, quindi ci sta. Ciao Dessert, ciao, buonanotte. Buonanotte a tutti, buonanotte a te cara. Allora, e niente, insomma, questo era giusto per farvi vedere un poco la Pocket Station. C'erano giochi che addirittura si potevano giocare con due Pocket Station, si giocavano praticamente utilizzando l'infrarosso. C'erano giochi che avevano, ad esempio questo giochino di Ray Crisis non ha un
valore intrinseco nel gioco. È solo una versione portatile piccola e scema di Ray Crisis. Una roba carina, non fondamentale ma carina. Però alcuni giochi tipo il Final Fantasy VIII con Chocobo World, tu potevi portare in giro i Chocobo in vita reale, tipo farli combattere, li facevi pompare e poi riattaccavi la memory card alla PlayStation e ti trovavi tipo il Chocobo pompato, il coso, robe varie pompate. Quindi a volte c'era questa interazione ed è molto figo, cioè noi alla fine abbiamo avuto una console ibrida vera e propria solo con Switch, no? Che tu attacchi a casa, poi li devi portare in giro, poi continuare a fare fatti. Questo, come la VMU di Dreamcast, era da... niente, era da... era pionieristico. Tra l'altro ha venduto molto bene in Giappone. In Giappone è stata molto venduta, ma ha venduto tipo 5 milioni di pezzi. Quindi comunque una cifra più che decente. E niente, è molto figa, molto interessante. Oggi è veramente una reliquia del passato, però secondo me sarebbe carino esplorare tutti i giochi che sono usciti, perché in realtà i giochi che supportava erano tanti. I giochi che supportava la Pocket Station erano tanti. Quindi, boh, mi sembrava un pezzo interessante. Era una hipster ante litteram, si faceva da orologino, c'erano i giochini tipo Tamagotchi, quindi stavi lì. Sì, il contapassi di Nintendo. Quella roba là. Quella roba lì. Esatto, in Final Fantasy VIII PC c'era il giochino del gioco incluso, che giustamente non potevi giocare a quella roba lì. È vero, Misako, c'era un emulatore ufficiale di Pocket Station che era uscito su PS Vita. Si può recuperare, però devi avere tipo l'account giapponese, sti fatti qui. E la figata è che appunto interagiva con i giochi PlayStation 1, quindi tu lo facevi partire in concomitanza al gioco PS1 e potevi scaricare i giochi e giocarci da parte i giochini qui e fare tutte queste cose. Tamagotchi, esattamente. E poi niente, insomma, poi possiamo passare la nottata a guardarti i giochi giapponesi che ho qua dentro, però veramente facciamo nottata. Non so cosa posso farvi vedere di bello bello. In realtà di bello bello posso farvi vedere una roba molto hipsta. Lo sta. Mega boost, figo. Vabbè, posso farvi vedere il Police Note di Kojima ante litteram, no? Prima che facessi i sordi e faceva le graphic novel. E nella sua versione PS1. Ah, però posso farvi vedere questa bellezza. Vibribbon per PlayStation 1. Tac. Tac. Vibribbon. No, questo qua è perché è un gioco PS1 molto anomalo, come potete vedere. Vedete, di fatto non ha una copertina, è tutto tutto strano. Ciao. Retro Lovers. Buonasera amiche ed amici di Retro Lovers. Siamo in chiusura con la nostra serata dedicata alla PlayStation. Ciao, come state? Grazie mille per il raid. E quello della musica, sì, tipo il Black Album, più o meno. E niente, stavo facendo vedere un poco di roba giapponese PlayStation, perché appunto era una serata dedicata alla Play, abbiamo un po' discusso, abbiamo finito di discutere le parti hardware e ci stava, diciamo, stavamo un poco cazzeggiando, stavo un po' iniziando a cazzeggiare nella collezione, ma insomma c'è... purtroppo è tardi. Ho fatto vedere la Pocket Station in azione. Eccola qua, quanto è bella, quanto è ciccina e quanto è inutile. Quanto dice l'ora, però bellina. E niente, stavo vedendo tra l'altro la mia copia di Vibribbon, che non ho mai visto, che tra l'altro c'è tipo questo manualetto enorme, verticale, bellissimo. Guarda qua, questo è proprio da farci un quadretto lungo, eh. È veramente stupenda questa roba qui. Era giusto per farvi vedere un gioco play un po' più anomalo, diciamo, del normale. Tra l'altro è bellissimo sto opuscoletto con i giochi giapponesi della Play dell'epoca. Love and Destroy, PlayStation Club, Beat, Planet Music, probabilmente era un servizio di Rhythm Games, era un gioco effettivamente. 5.800 yen, quindi sì.
è un gioco da quelle parti lì. E infine il disco. Lo sta, eccolo qua. Quanto è bello. No, guarda qua. Voilà. Fatto con questo motivo vibribonico del coniglietto ciccino. E come sempre il classico retro nero, che poi in realtà è blu scuro, ma insomma ci siamo capiti. Quanto avrei voluto vederla usata su Final Fantasy VIII per curiosità. In realtà, come raccontavo io all'epoca, l'avevo visto perché avevo un amico molto, tra virgolette, facoltoso che l'aveva. Era un giochino. Era carino, era un'ottima idea quella di, diciamo, della Pocket Station. Era sicuramente avanti coi tempi, cioè, persino nella sua versione un po' più avanzata, che poi era quella del Dreamcast, non è che era riuscita chissà quanto. Insomma, è una roba. Però c'è sta. Allora, niente, amici, si è fatta una certa. Io leggo un po' la chat e poi vi saluto, vi do la buonanotte. La versione PSX di Police Nauts in verità è la peggiore. E sti cazzi, mi sa, costa lì e fa niente. Tanto non ci giocherò mai in giapponese. Devo comunque. È solo per autorizzarmi a fare un ROM. Una mod delle ISO e poterci giocare un giorno in inglese. Sostanzialmente. Bello, però, che scarta i giochi in diretta. LSD ce l'hai? No, purtroppo no. Costa tantissimo LSD. Ci sta. Bandai Pocket Station. Ma Pocket Station beve le batterie come la VMU Dreamcast? Sì. Si ciuccia le batterie qua dietro, che poi sono le classiche, diciamo, pile a bottone che trovi pure all'IKEA, le 2032, come cavolo si chiamano. Le 2032, esattamente, e ci sta. Ciao il Gerba, buonanotte. Esattamente, Retro Lovers, come tengono bene i giapponesi i giochi, ci di sempre a specchio. È vero, cioè, siamo andati in Giappone e sostanzialmente a volte leggevamo queste scritte in giapponese, ci aiutavamo, che erano sopra i CD, e ci aiutavamo col traduttore di Google. Diciamo che alcune volte il traduttore faceva tipo discografiato, diciamo minchia, vabbè. Allora gentilmente diciamo, sai, facendoci capire, diciamo, ma qua dice di discografiato, lui sì, in un modo o nell'altro, un po' col traduttore, un po' a gesti, dice ma posso aprirlo per vederlo? E tipo tu vedevi questi due graffietti minuscoli, piccolissimi, ciccini, e facevi, vabbè, questo è il graffio, minchia, cioè questo è da noi quando sono tenuti proprio in maniera immacolata. Non ho Resident Evil, ma c'ho roba molto più brutta, ma anche molto più bella, se la trovo. Eccola qua, c'ho Clock Tower 2 per PlayStation 1, pagato 3€, fantastico. Questo è quello brutto, questo è il Clock Tower brutto per PlayStation, a differenza di quello per SNES. Però che fai? 3€ lo lasci lì? No, guarda quanto è bella il pezzotto dell'attrice americana. Come si chiama l'attrice questa qui, che è praticamente uguale, quella di Labyrinth, Jennifer. No, non mi ricordo come si chiama, l'attrice anni 80. Esatto. Ok, no, non c'ho Resident Evil, però non per PlayStation, ma posso farti vedere questo Biohazard Code Veronica per Dreamcast in versione cofanettata, che è molto figo, sostanzialmente. Per caso hai JetPix in quello scrigno? No, Marco Turrican, purtroppo no. Mi sarebbe piaciuto tantissimo, ma credo sia rarissimo. No, vabbè, qua non c'entra una minchia perché è per Dreamcast, ma è un Code Veronica nel cafanetto originale che dice un sacco di cacate, tipo Claire Redfield, who arrived in Raccoon City searching for her last brother Chris and the rookie police officer Leon S. Kennedy managed to escape from the city, but their ordeal was only a prelude. Che figo. Bello. No, vabbè, qua questo è il mio scatolone delle meraviglie. Poi un giorno, se vi va, potete recuperare la live che ho fatto quando tornai dal Giappone. E si chiama Jetlag Radio. La trovate su YouTube insieme alle nostre robe. E Struggle Within è molto peggio di Clock Tower 2. Lo so, però Clock Tower 2 è comunque il Clock Tower brutto. Ciao RetroBG, buonanotte. E lì ho fatto vedere quasi tutto quello che ho comprato. Anche se comunque il mio prezzo preferito rimarrà sempre un Rez per Dreamcast. Forse uno dei miei giochi preferiti di sempre.
infatti non pagato poco, è l'unico gioco che veramente ho pagato un botto, che il resto è abbastanza economico. Comunque, niente, mi sarebbe piaciuto spulciare qualche gioco in più con voi, ma è veramente tardissimo e io sto morendo. Non sto spacchettando, stai calmo, sto spacchettando, ma era già aperto, non fa niente. Io li spacchetto i giochi, non sono un... Non amo tenerli dentro le tombe. Le tombe non mi piacciono. Le bustine sono le tombe. Vanno aperti, vanno visti, vanno giocati, vanno fatti. Vanno tenuti bene, che non vuol dire buttarli in giro sostanzialmente. Però questo feticismo di tenere chiuse le cose non me... Io apro gli amiibo. Cioè, sono l'unica persona al mondo che apre gli amiibo. Ho buttato le scatole, che me ne fotte. Plastichetto, non li voglio rivendere. Voglio Samus, sta qua. Quanto è bella Samus. Vabbè. Comunque, Viro Samus quanto è bella. Spira tanto sentimento. Amiche ed amici, che ho? Omega Boost. Se c'ho Omega Boost, mica, no? I miei giochi preferiti da bambino, stai scherzando? Tipo, andavo in Giappone e non prendevo Omega Boost, in cui c'è scritto tipo discografiato probabilmente, e poi lo apri e tutto perfetto. Esatto, ma non hanno usati, toccati, leccati no, magari, cioè, però, specialmente di questi tempi, non che ci sia altro. Sto Omega Boost. Oh, stava cadendo. Che bello, della Poliponi, sì. No, credo che ci sia scritto che manca il Ah, no, è leggermente rotto qui, guarda. Questo è il problema che c'era scritto davanti, cioè si è scardinato un poco di lato. No, no, ma non è così costoso, appunto. Questo qui era leggermente rotto, ma l'ho pagato 300 yen, cioè ho pagato 2 euro in Giappone sta roba, figura. Cioè, che cacchio mi frega. Bomba. I miei amiibo sono vivi, devo uscire dalle custodie, sì, assolutamente. Poi, vabbè, In tutta sincerità, insomma, sì, no, le tengo bene le cose, ma le apro, insomma, non mi piace tenere le tombe. Poi ognuno il suo, per carità. Se sei contento così, se uno è contento va bene, però la mia filosofia è apri tutto, smarmella, come il buon Duccio Patanè. Vabbè, voglio, io vi voglio molto bene, ma se è fatta veramente tardissimo, sto morendo e domani è sempre una giornata dura come ogni martedì. Io prima di tutto chiudo la registrazione per YouTube e per Twitch. Grazie amici, amiche, siete stati qui con me stasera. Vi voglio molto bene, spero vi sia piaciuta questo approfondimento sulla PlayStation 1. Io vi auguro buongiorno, buonanotte, buonasera a seconda di quando state. E niente, ci vediamo prestissimo.